bene a chi crede alle proprie radici, le conserva, le nutre e trasmette frutti e principi. Nella vita ogni scelta è un miraggio, ma non basta ad essere sinceri. Occorre sacrificio e coraggio perché il sogno sia veri. La bellezza dei sogni è partire alla loro conquista. Lavoro, impegno e fatica, e talvolta non basta. Spesso occorre fortuna, ma nei sogni la vera bellezza è sudare insieme agli amici contro l'insidia imprevista. Il futuro appartiene al sapere dei nostri ragazzi, a chi mette a disposizione strumenti e mezzi. Nella vita ci vuole passione, ma non basta ad essere sinceri. Occorre una certa visione perché il sogno si avveri. Il futuro sorride a chi insegna cultura e vita. Si spende educando e disegna una strada a matita. Gli anni, quelli migliori, sono quelli quando si cresce e il disegno diventa colori perché tutto riesce. Con te, SNAL, sempre con te. Per te, SNAL, sempre per te. Per lottare ci vuole unione, legati allo stesso progetto, principio di condivisione, e sei tu l'architetto. Il futuro è legato a chi guida i nostri ragazzi, a chi mette a disposizione sapienza e mezzi. Nella vita ci vuole passione, ma non basta ad essere sinceri. Occorre una certa visione perché il sogno si avveri. Il futuro è indipendenza e autonomia. Il viaggio per la conoscenza, la giusta via. La bellezza dei sogni è che il sogno cresca nella fantasia e trasformi il mondo reale in piena armonia. Con te, sta sempre con te. Per te, sta sempre per te. Con te, sta sempre con te. Per te, sta sempre per te. Sì. Subito. Subito nell'arena. Veloce, qui non si perde tempo. Non mettetevi troppo comodi. Non si perde tempo. Andiamo. No. Allora. Vediamo se si sente. Buongiorno e ben arrivati a tutti. Mi preme rivolgere un sentimento di ringraziamento a voi, gentili relatori e partecipanti qui presenti o collegati in streaming, a questo convegno organizzato dallo SNALS Confsal. Siamo consapevoli che oggi tratteremo un argomento di grande attualità, di pari complessità per l'intera società. Stiamo affrontando mutamenti nei modi di pensare, di esprimerci,
di apprendere e di produrre, con profonde implicazioni nell'educazione, nell'istruzione e nella ricerca, e nel funzionamento di tutte le istituzioni che modificano anche le loro relazioni con il mondo del lavoro. Nel convegno oggi ci concentreremo sulle implicazioni che le più recenti innovazioni tecnologiche hanno sui settori dell'istruzione, della formazione, della cultura e della ricerca. Ai nostri autorevoli rappresentanti istituzionali, relatori ed esperti che hanno accettato il nostro invito, abbiamo chiesto un grande impegno di sintesi, perché siamo consapevoli che tutti i temi trattati meriterebbero un più vasto approfondimento sia tecnico che scientifico. Siamo però certi che può essere colta la volontà dello SNALS CONFSAL di offrire un'occasione di riflessione comune che possa coinvolgere e rappresentare tutte le istituzioni comprese nel vasto comparto dall'istruzione alla ricerca, dalla scuola dell'infanzia ai dei percorsi di istruzione di ogni ordine e grado, alle istituzioni dell'AFAM con i suoi conservatori e accademie, all'università e agli enti pubblici di ricerca. Ogni settore, con le sue specificità, deve confrontarsi con temi nuovi e in continuo cambiamento. È una molteplicità di sfide che riguardano tutte le istituzioni della formazione e della ricerca, che stanno adattando le loro strategie per consolidare e rendere più efficace l'utilizzo di servizi e strumenti digitali già disponibili e che stanno predisponendo piani e metodi a lungo termine per favorire la transizione digitale in tutti i processi. Si devono affrontare anche questioni inedite correlate alla dimensione etica della diffusione su vasta scala della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale. Anche in questi settori, come quelli a cui il nostro sindacato rivolge la sua attenzione e il suo impegno, connotati da un alto contenuto intellettuale, creativo e artistico, con aspetti che investono la partecipazione democratica e civile. In questo scenario sono certamente presenti dei rischi, ma anche delle opportunità, che richiedono una visione comune e una collaborazione tra i vari soggetti istituzionali e sociali. Le nostre istituzioni hanno in comune un doveroso sguardo verso il futuro, perché non solo la loro dimensione è quella dell'istruzione e dell'educazione, della formazione delle giovani generazioni, ma anche quella di concorrere a creare le condizioni di equità e di progresso per tutti i cittadini. Tutti questi processi presentano implicazioni su diversi versanti, su quello della definizione della funzione e organizzazione delle istruzioni, sul loro modo di relazionarsi con altri enti e con il territorio, con il loro essere destinatari di innovazioni e nello stesso tempo agenti di diffusione e promozione di una trasformazione. E dunque è inevitabile conseguenza che questi cambiamenti riguardano anche tutti i profili professionali che lo SNALS CONFSAL rappresenta. In primo luogo quelli della scuola, le loro condizioni lavorative, le loro funzioni e i compiti di crescere nella complessità anche in relazione alle caratteristiche delle giovani generazioni.
delle loro modalità di acquisire informazioni, conoscenze, competenze e del loro comportamento sociale. Dovrebbe essere un obiettivo per essere coerenti, garantire alle nostre istituzioni educative queste condizioni. Per trasformarsi e per essere coerenti al cambiamento nei processi cognitivi, comportamentali, relazionali, per utilizzare il digitale in modo efficace e funzionale. Questo è un problema. Funzionale a cosa? All'apprendimento. Per educare gli studenti al benessere, anche in rete, e a una vita in cui analogico e digitale siano integrati. Dovrebbe anche essere un obiettivo condiviso la ridefinizione del ruolo degli insegnanti. L'accesso alla conoscenza oggi è radicalmente cambiata ormai. Gli studenti non apprendono più i contenuti solo con la mediazione dell'insegnante o del libro di testo, ma li apprendono e li approfondiscono in rete. La tecnologia investe anche i rapporti scuola-famiglia, con i colloqui a distanza con i docenti, con le iscrizioni degli alunni online, con i rapporti da remoto con tutte le segreterie, che comportano anche risvolti critici in termini di comunicazione, disuguaglianze sociali e di accesso ai dispositivi elettronici. Alla scuola e agli insegnanti non è chiesto un semplice adattamento, ma un ripensamento complessivo del loro ruolo e della stessa concezione della didattica, in cui, con ancora più forza, si afferma la dimensione della ricerca, dell'interpretazione, dell'analisi critica, della rielaborazione e selezione delle informazioni, del pensiero riflessivo, del senso della nostra convivenza sociale. In questa mattinata densa di piste, di ragionamenti, ascolteremo molte testimonianze che ci portano a più diretto contatto con realtà produttive e formative, immerse nelle innovazioni che riguardano processi, prodotti, ma anche organizzazioni e modelli di gestione, soprattutto del personale che deve avere sempre più valore e non solo perché è ben addestrato nella sua operatività, ma perché è esso stesso fonte di innovazione, creatività e resilienza di fronte a cambiamenti anche imprevisti, deve essere già preparato. Se tutto questo ha valore nel privato, tanto più dovrebbe essere la bussola per le politiche del personale del settore pubblico. Quando si discute di transizione digitale in vari contesti, soprattutto nella comunicazione pubblica, emerge una complessità di problemi, da quelli dall'accessibilità alle pari opportunità formative, ai divari territoriali e di genere, alla necessità di regolamentazione, ai tempi etici. A fronte di tale situazione, quasi sempre si finisce con il lanciare appelli alla scuola e ai docenti. Contano sulla loro sensibilità, sulle loro competenze, sul loro aggiornamento. Il nostro intento in questo convegno è quello di portare in superficie il lavoro enorme che viene svolto nelle istituzioni scolastiche. È per questa ragione che avremo in collegamento due istituzioni scolastiche impegnate a svolgere un ruolo di scuole polo,
che si affiancano alle altre tante scuole con la stessa funzione sul territorio o destinatari e protagonisti di molti altri progetti in gran parte finanziati dal PNRR. Deve essere di tutti la consapevolezza che le istituzioni scolastiche stanno ricevendo ingenti quantità di risorse mai percepite precedentemente. Da esse dipende quindi una serie di risultati, in particolare la formazione delle giovani generazioni, il mettere a sistema il potenziale tecnologico e digitale non ancora sfruttato e l'ammodernamento complessivo, questo sarà per il nostro Paese. In sintesi, dal lavoro delle scuole, dei docenti, del personale ATA, dei dirigenti scolastici, dipende il successo della missione 4 del PNR? Ne determinerà la nostra stessa natura, il significato di questo periodo storico europeo, che non sarà un debito sulle spalle dei futuri cittadini, ma un vantaggio competitivo per loro, per lo sviluppo della qualità della vita di tutti, per un sistema equilibrato ed ecocompatibile. Il personale della scuola è dunque al centro di una trasformazione che è tanto profonda in quanto non è solo costituita di tecnologia ed economia, ma soprattutto di una diversa prospettiva culturale. Tutto ciò si deve tradurre in politiche del personale e dei servizi pubblici coerenti. Molte le cose da dire, ad esempio, la burocrazia, che non si alleggerisce, nonostante la digitalizzazione, la tempistica, non è corrispondente alle procedure di progettazione, di realizzazione e di rendicontazione. Tutte queste tematiche e non solo le stiamo affrontando ai tavoli tecnici a livello ministeriale. Esempio pratico di un ritardo è stato il contratto collettivo nazionale. Il contratto collettivo nazionale di lavoro, a luglio 2023 abbiamo firmato l'ipotesi di contratto del 2019-2021. Quindi scaduto il 31 dicembre 2021. Il 18 gennaio 2024 è stata sottoscritta in via definitiva e solo invece lo scorso 13 marzo è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto per l'area dirigenziale. Il contratto deve essere contemporaneo alla trasformazione per accompagnare e rendere possibili i cambiamenti. Tale tempistica non solo serve a valorizzare il personale chiamato a realizzare le innovazioni, ma anche a ottimizzare le condizioni di lavoro. Le modalità di erogazione delle prestazioni professionali e portando ancora di più in coerenza le norme pattizie con gli impegni e gli sforzi di tutti i profili e le attività, tra cui quelli della qualificazione e dell'aggiornamento. Per tutto quello che io ho posto in evidenza, anche in questa giornata, ci sentiamo di chiedere al Governo di emanare tempestivamente l'atto di indirizzo per avviare le procedure per il rinnovo del contratto 2022-24 per l'intero comparto dell'istruzione e della ricerca, triennio che scaderà il 31 dicembre 2024. Questo sindacato avverte la complessità del cambiamento in atto ed è sicuro che attraverso un confronto continuo e costruttivo sui temi della transizione digitale e dell'intelligenza artificiale si creeranno condizioni operative vantaggiose sempre attraverso l'intelligenza dell'uomo. E questo l'intento della giornata di oggi,
Sono per questo motivi molto, sono per questa molto grata del contributo che i relatori, gli esperti e i rappresentanti del Ministero ci daranno e dell'interesse dimostrato dal numeroso pubblico e dai partecipanti. L'augurio è quello di aprire insieme piste di riflessioni e percorsi di fattiva collaborazione. Vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro di trascorrere una giornata stimolante e coinvolgente sui temi che ci sono cari e che orienteranno il nostro lavoro quotidiano. Grazie. 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 Mentre aspettiamo l'arrivo del Ministro, io direi di entrare subito nel vivo chiamando sul palco il Presidente dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, INDIRE, Cristina Grieco, per parlare di evoluzione digitale, nuovi scenari per il sistema educativo e formativo. Benvenuta. Il podio è suo. Allora, intanto ringrazio davvero dell'invito e di questa occasione preziosa, perché come veniva detto poc'anzi questi sono i temi su cui dobbiamo dialogare, dobbiamo confrontarci, perché sicuramente quello che in questo momento non possiamo permetterci di fare è stare fermi, nel senso che siamo in un momento di svolta epocale e oltretutto questo dialogo deve essere il più possibile multilaterale e deve essere aperto anche agli attori internazionali. Come sapete INDIRE lavora fianco a fianco con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, che è il nostro Ministero vigilante. Siamo un ente di ricerca e quindi l'altro Ministero di riferimento ovviamente è il MUR. Devo dire che il lavoro e la sinergia è costante, proprio perché è necessario dare delle risposte per quanto riguarda INDIRE in termini di adempimento della nostra mission, che è quella di sicuramente della formazione del personale della scuola, e quindi è già emerso quanto sia importante anche adempiere, diciamo, a questa missione anche nell'ottica della trasformazione digitale, ma anche quella di accompagnare le scuole verso il miglioramento. INDIRE è articolazione del Sistema Nazionale di Valutazione ed ha proprio questo ruolo nel Sistema Nazionale, cioè quello di accompagnare le istituzioni scolastiche autonome nel percorso di autoriflessione, autovalutazione e miglioramento. Dicevamo, è importante agire di concerto e quindi io mi soffermerò solo su alcuni punti di riflessione. Proprio perché poi il dialogo deve essere corale e ognuno di noi ha una visione che deve essere messa a sistema, proprio per trovare la via di percorso e di miglioramento. Sicuramente il titolo è un mondo. L'innovazione tecnologica, la trasformazione digitale, l'ingresso dell'intelligenza artificiale, è chiaro che tutto questo sta cambiando profondamente e velocemente come non mai la nostra vita quotidiana, quindi ha riflessi sociali, economici, relazionali, e non può non avere riflessi anche sul sistema educativo e formativo. Direi che dal punto di vista di INDIRE vorrei sottolineare questi punti. Innovazione tecnologica, intelligenza artificiale, che è entrata, diciamo, nelle nostre scuole soprattutto con le applicazioni di intelligenza artificiale generativa e che
almeno all'inizio è stata vista un po' come un rischio, un pericolo, e certamente rischi e pericoli ci sono, ma ci sono anche opportunità che possono essere sfruttate a vari livelli. L'importante è avere, e dal punto di vista del docente, dell'educatore, e anche poi come riflesso ovviamente sulle studentesse e sugli studenti, una consapevolezza dello strumento che andiamo a maneggiare. E un testo di riferimento che credo debba essere per noi, sicuramente come istituto di ricerca educativa, ma anche per tutto il personale, dirigenti scolastici, docenti e tutto il personale della scuola, è il DigiComp 2.2, quindi l'aggiornamento del 2022 del framework europeo, che è stato aggiornato proprio nella sua dimensione 4 e quindi nella parte che riguarda conoscenze, abilità e attitudini, proprio sul completamento nell'ottica dell'intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale che dal nostro punto di vista può essere vista come riflessi in tre livelli dimensionali: il livello micro, il livello quindi della classe, che ovviamente riguarda tutte quelle interazioni fra docente e studenti, i processi di apprendimento individuali, la valutazione e le esperienze personali degli studenti; il livello meso, che è quello dell'istituzione scolastica nel suo complesso; e il livello macro, che è il livello paese, e ovviamente anche rispetto alle indicazioni della Commissione europea, anche qui dobbiamo raggiungere dei risultati in cui andranno a convergere anche a livello di finanziamenti da indirizzare e da coordinare tutti, ovviamente il piano nazionale di ripresa e resilienza, ma anche Next Generation EU, e quindi tanti finanziamenti che l'Europa ha messo a disposizione. Il livello macro è il livello paese, quindi gli aspetti più generali delle politiche educative e formative, con l'obiettivo finale, che è ripreso anche dal piano operativo della strategia nazionale per le competenze digitali, di formare e di aggiornare dei cittadini che possano usare le tecnologie digitali, inclusi i sistemi di intelligenza artificiale, con competenza e anche con senso critico. Quindi, che cosa si può dire rispetto allo stato dell'arte, il lavoro che dobbiamo fare anche noi come accompagnamento alle scuole? Il livello micro, livello classe, qui si stanno ovviamente anche le aziende, siamo reduci da poche settimane fa, c'è stata la manifestazione nazionale di Didacta Italia, quindi abbiamo visto anche tante proposte a livello di strumenti, di app, di tools, appunto, che possono essere usate dai docenti, e questo sia per l'ausilio, l'accompagnamento anche digitale, quindi una sorta di tutoraggio agli studenti, sia nella valutazione. È importante però, e mi soffermerò su questo, anche noi come istituto abbiamo presentato anche a Didacta delle soluzioni, mi viene in mente Platone 2.0, dove indichiamo agli studenti, no, la modalità di addestramento dell'applicazione di intelligenza artificiale generativa per porre domande prima di tutto, quindi per saper porre domande e per far rispondere il filosofo opportunamente addestrato su temi generali. Quindi questo è un'innovazione sicuramente didattica, ma perché l'ho citata? Perché proprio andando nella direzione di quello che ci chiede anche il DigiComp 2.2, dobbiamo pensare anche alle competenze che devono raggiungere
le studentesse e gli studenti in termini di capire che cos'è l'intelligenza artificiale, quindi su cosa si basa, dati e algoritmi, e quindi istruzioni da dare alla macchina, e poi come funziona l'intelligenza artificiale. Quindi usare in classe delle applicazioni, degli strumenti che permettano di capire come, partendo dai dati e attraverso delle istruzioni, si arriva ad una risposta dell'intelligenza artificiale dell'applicazione, è chiaro che aumenta la loro consapevolezza dello strumento. Ed è importante anche far vedere, per quello che poi loro dovranno, per le competenze, le attitudini, le conoscenze che dovranno avere per affrontare la complessità, capire come sia importante il dato di partenza, perché dal dato di partenza ovviamente può derivare quello che si chiama bias, cioè un pregiudizio. Quindi saper istruire un'applicazione vuol dire anche acquisire la consapevolezza poi di come utilizzare l'intelligenza artificiale o le applicazioni, capire per esempio che anche nell'utilizzo dei social ci sono delle, come dire, si ricevono delle informazioni sulla base delle, di dati che ovviamente sono stati acquisiti dalla macchina. Quindi, ci abbiamo verso la conclusione. Sì, sarò velocissima. Il livello meso, solo appunti, è il livello scuola, che quindi è quello che ci interessa di più come, come indire per l'accompagnamento, e qui solo le due grandi categorie: la categoria organizzativa, pensiamo a come un dirigente scolastico può acquisire informazioni per esempio sui trasporti, sulle provenienze degli alunni e quindi su come organizzare per esempio gli orari, ma anche sulla sicurezza informatica, la protezione dei dati, e ovviamente la parte didattica, personalizzazione, tema molto caro al ministro, la valutazione, le micro credenziali e quant'altro. Sul macro, e qui finisco, ovviamente il livello è il livello del decisore politico, e da questo punto di vista c'è qui la dottoressa Palumbo che ne parlerà molto bene. È chiaro che connettiamo e stiamo facendo ogni sforzo anche con il nuovo piano nazionale scuola digitale per connetterci proprio a quelli che sono gli obiettivi a livello europeo e anche a livello internazionale. In tutto questo il timore che l'intelligenza artificiale e la trasformazione digitale nel suo complesso, cosa con cui dobbiamo necessariamente fare i conti, possa in qualche modo sostituire la figura del docente, ecco, credo che questo timore sia infondato. Cioè, sicuramente avere consapevolezza, però il docente non sarà mai sostituito, cambierà il ruolo. Qualcuno diceva il docente non sarà più il guardiano della conoscenza, ma il coreografo dell'apprendimento, e quindi ovviamente ci vuole riflessione e formazione per agire al meglio questo ruolo. Quindi noi, come Indire, siamo a disposizione sempre con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, e insomma cercando di lavorare sempre per le scuole e con le scuole, che hanno dei percorsi innovativi fantastici che però vanno messi a sistema e radicati per poter essere non patrimonio di qualcuno, ma patrimonio di tutto il nostro sistema educativo e formativo. Grazie davvero dell'invito. Grazie. Allora, continuiamo questo viaggio. Salutiamo intanto chi ci segue via streaming. Richiamo tutti i relatori per favore al rispetto dei tempi, perché sennò non riusciamo a finire nei tempi giusti. Vorrei chiamare in questo momento sul palcoscenico il capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Jacopo Greco. Sistemiamo tutta l'attrezzatura. Benvenuto. Podio è suo. Allora, buongiorno a tutti. Ho raccolto davvero con piacere questo invito. La sistema un po', perfetto. Grazie.
a questo convegno, che è l'occasione per fare una riflessione su un tema davvero strategico per noi come Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'innovazione tecnologica, appunto. Parliamo quindi di innovazione tecnologica. Ecco, mi vorrei soffermare intanto su queste due parole. Innovazione e tecnologia sono due cose che devono andare insieme, ma non è detto che la tecnologia sia sufficiente per garantire il successo dell'innovazione. Questo, diciamo, è l'approccio con cui anche noi stiamo affrontando i temi collegati a quello appunto di cui si dibatte questa mattina. Per garantire il successo dell'innovazione occorre, diciamo, tenere conto del processo che c'è dietro a ciascuna innovazione. E allora, ecco, in questo credo si possa racchiudere un po' un percorso di trasformazione digitale che come Ministero dell'Istruzione abbiamo attivato da un po' di tempo e che comincia adesso, ci pare, a produrre dei primi risultati concreti, tangibili e anche molto incoraggianti. Certo, c'è ancora tanto da fare, però partiamo, diciamo, da quello che concretamente siamo già riusciti a realizzare. Ecco, io vorrei in questi pochi minuti dare un mio contributo in questa chiave che diciamo è un po' il settore su cui io sono prevalentemente impegnato con il Dipartimento appunto delle risorse umane e finanziarie. Come prima cosa, diciamo, dobbiamo senz'altro partire dall'individuazione di quali sono i nostri servizi che dobbiamo erogare, ma anche di che cosa desiderano, cosa vogliono i nostri utenti, quali sono i vincoli che abbiamo, i vincoli in termini normativi, in termini organizzativi, territoriali, finanziari. Quindi innovare significa creare delle discontinuità, ma queste discontinuità devono essere coerenti con quello che si aspettano i nostri interlocutori, perché non sempre il cambiamento è ben visto da chi ne è destinatario. Quindi per questo motivo ci siamo fortemente convinti che anche per l'amministrazione sia fondamentale attivare un processo costante di ascolto attivo di tutti i destinatari dei servizi, dalle famiglie, agli studenti, dai dirigenti scolastici, ai docenti, il personale amministrativo, le organizzazioni sindacali, le pubbliche amministrazioni, le imprese, insomma il mondo che ruota intorno a noi, all'istruzione. Con, diciamo, una serie di modalità e con la consapevolezza che non siamo in grado di sentire tutti, ma siamo riusciti a realizzare dei meccanismi virtuosi di ascolto e di rilevazione delle esigenze e di coprogettazione dei servizi. Ecco, da questo punto di vista abbiamo sperimentato anche diverse occasioni di sessioni di design thinking organizzate con il personale della scuola, con le famiglie, con gli studenti e abbiamo raggiunto, in un anno abbiamo raggiunto più di 2000 persone che ci hanno consentito di disegnare insieme quelli che sono i servizi, ridisegnare i servizi che devono essere erogati come sistema di istruzione. Fondamentali sono anche tanti incontri, anche informali, operativi, che facciamo proprio con lo SNALS e con le altre organizzazioni sindacali, e i contributi che ci vengono forniti sono fondamentali. È con questo approccio che, su impulso del nostro ministro, abbiamo formalizzato un piano di semplificazione per la scuola, un piano di semplificazione che vuole essere un modo concreto di portare avanti le innovazioni tecnologiche nel sistema istruzione. Grazie appunto a questo processo di ascolto abbiamo individuato 20 azioni su cui in maniera molto precisa abbiamo preso un impegno di porre in essere delle misure di innovazione. Le 20 azioni, il tempo non ci consente adesso di affrontarle, ma le voglio richiamare molto sinteticamente. La realizzazione di una nuova piattaforma per la famiglia e gli studenti, il welfare per le famiglie, quindi la progettazione e la realizzazione con strumenti digitali di una misura a sostegno dei viaggi di istruzione, l'utilizzo di SPID e CIE, quindi la piena integrazione nei servizi della scuola, l'utilizzo di Pago PA e di App IO attraverso un ampliamento dei servizi, una serie di misure per la velocizzazione dell'avvio dell'anno scolastico,
degli interventi sulle scuole paritarie per garantirne la piena integrazione all'interno del sistema di istruzione tramite la semplificazione anche di una serie di procedure amministrative, il fascicolo del dipendente, quindi la integrale digitalizzazione del fascicolo dei dipendenti della scuola, la creazione di una nuova piattaforma per il sistema di gestione degli acquisti, la gestione degli incarichi individuali affidati dalle scuole agli esperti, il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, la gestione delle cessazioni del personale, altro tema particolarmente nevralgico nell'organizzazione della scuola, la gestione del contenzioso, i revisori dei conti, altro tema su cui il digitale è fondamentale, azioni di accompagnamento sul PNRR, rafforzamento di strumenti digitali per il finanziamento delle scuole, il contributo per i libri di testo, l'utilizzo della firma elettronica avanzata, la realizzazione di una serie di interventi di semplificazione del sistema informativo delle scuole e del Ministero, creando anche cruscotti dati per gli uffici del Ministero che consentano di avere un monitoraggio costante di determinate situazioni che sono poi fondamentali da conoscere per poter prendere decisioni in maniera consapevole ed efficace. Ecco, questo è l'approccio, diciamo, che ci siamo dati come Ministero dell'Istruzione e del Merito, e abbiamo iniziato un processo. Ecco, rispetto a ciascuna di queste 20 azioni ci siamo dati delle scadenze, degli obiettivi. Alcuni li abbiamo già raggiunti, altri li stiamo raggiungendo, e ci siamo dati un arco di durata di 2 anni per raggiungere questi risultati, e per ciascuna delle azioni vi è un cronoprogramma che stiamo portando avanti. All'interno di questo piano di semplificazione fondamentale è un nuovo modo per accompagnare, diciamo, il percorso scolastico, la carriera dei docenti, il funzionamento delle scuole e la velocizzazione dell'avvio dell'anno scolastico, ad esempio con l'introduzione di alcuni strumenti come dei report automatizzati per monitorare l'andamento delle nomine, l'utilizzo delle notifiche agli aspiranti tramite l'app IO come canale di comunicazione. Per quanto riguarda il ripensamento del modello di servizi, voglio soffermarmi brevemente sull'attivazione di una piattaforma che abbiamo chiamato Unica e che è a disposizione di studenti e famiglie dallo scorso 11 ottobre per offrire un solo punto di accesso, il più possibile semplice, intuitivo, ai servizi digitali dedicati alle famiglie e agli studenti, e quindi uno strumento che consenta di agevolare le comunicazioni scuola-famiglia. La parola d'ordine appunto è semplificare, quindi l'innovazione tecnologica deve servire per semplificare. Abbiamo il dovere di utilizzare la leva della tecnologia, soprattutto in un settore come il nostro, dove sono coinvolti dei numeri impressionanti di persone, 1.200.000 lavoratori, 7 milioni di studenti, di famiglie. Abbiamo quindi il dovere di riuscire, per essere efficienti, riuscire ad utilizzare correttamente la leva tecnologica. Ma non basta appunto sostituire quello che si fa con una procedura cartacea o comunque tradizionale, sostituirlo con il digitale. Questo è già un primo passo ed è quello che si sta facendo con la transizione digitale, ma non basta, occorre una trasformazione digitale che comporta anche il cambiamento di una cultura organizzativa e l'approccio anche che dobbiamo avere ai problemi che affrontiamo. Su questo voglio fare 2 esempi. Viaggi di istruzione. Abbiamo dovuto gestire uno stanziamento straordinario, fortemente voluto dal nostro ministro, di 50 milioni di euro per consentire alle famiglie con ISEE bassi di accedere a un beneficio economico che consenta di avere un'agevolazione per mandare i propri figli in gita, nei viaggi di istruzione. Diciamo, la maniera più semplice per il Ministero dell'Istruzione di gestire questo stanziamento sarebbe stata quella di fare un riparto tra le scuole e poi lasciare ad ogni dirigente scolastico il compito di individuare quale fosse la soglia di ISEE al di sotto della quale accedere al beneficio
e gestire il rapporto con le famiglie nell'acquisizione di queste istanze, nella valutazione degli ISEE, nella formazione di graduatorie a livello di scuola. Ci siamo resi conto che un'iniziativa del genere sarebbe stata in contrasto con quello che invece vogliamo, che è la semplificazione all'interno della scuola. E quindi attraverso la piattaforma unica è stato messo in piedi un sistema che ad oggi ci ha consentito di gestire più di 50.000 richieste di contributi appunto per le gite scolastiche e che in pochissimi e semplici click da parte delle famiglie consente di presentare la domanda per richiedere l'agevolazione e di ricevere in tempo reale l'esito. Grazie a uno scambio automatico che siamo riusciti a generare con un accordo con l'INPS tra il nostro sistema informativo e quello dell'INPS, che consente automaticamente di fare una verifica sul livello di ISEE della persona che chiede appunto l'accesso al beneficio. Abbiamo fissato un livello di ISEE tenendo conto di quali sono gli ISEE di tutte le famiglie italiane e degli studenti presenti nelle scuole, perché è un dato che siamo riusciti ad acquisire attraverso l'INPS incrociandolo con la nostra banca dati dell'istruzione, e quindi siamo riusciti a fissare una soglia di ISEE al di sotto della quale è consentito accedere al beneficio e a generare quindi un sistema automatico che consente il riconoscimento di questo beneficio. Ecco, quindi questa è la logica con cui dobbiamo costruire dei processi di innovazione tecnologica. Un altro esempio che voglio qui citare è il cosiddetto bonus mamme. Questa misura prevista dalla legge di bilancio del 2024 che ha introdotto una decontribuzione a favore delle lavoratrici che hanno i figli, tre figli, diciamo è la regola da cui si parte, tre figli di cui uno con età inferiore che deve avere una certa età, e poi esteso anche alle lavoratrici che hanno solo nel 2024 anche due figli di cui il secondo con età inferiore ai 10 anni. Allora l'INPS ci ha convocato insieme al Ministero dell'Economia e ci hanno detto possiamo partire per riconoscere questo beneficio che è previsto non solo nel mondo della scuola, attenzione, è previsto per tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato. Ma noi ci siamo preoccupati di applicarlo nel mondo della scuola. E appunto ci è stato detto, guardate, entro l'8 aprile è possibile presentare queste domande, facciamo questa finestra per tutta la pubblica amministrazione e quindi i dipendenti pubblici potranno presentare l'istanza. Dopodiché il datore di lavoro, perché questo dice la legge, che il datore di lavoro deve verificare l'istanza e trasmetterla per il riconoscimento appunto del beneficio. Ci avviamo verso la conclusione. Questo avrebbe significato, sì, concludo. Avrebbe significato sostanzialmente che presso ogni segreteria scolastica sarebbero dovute arrivare queste istanze che le scuole avrebbero dovuto esaminare, verificare se fossero presenti i requisiti e trasmettere alle ragionerie territoriali dello Stato che a loro volta avrebbero dovuto poi mettere a sistema questi dati, inserire i dati e metterli a sistema. Grazie a un accordo che abbiamo preso con noi PA, con la ragioneria, abbiamo creato un applicativo che ha consentito al docente, quindi alla lavoratrice o anche alla lavoratrice del personale ATA o ai dirigenti scolastici donne che hanno appunto titolo, di inserire in un applicativo semplicissimo i propri dati, il proprio codice fiscale e attraverso un controllo automatizzato è possibile verificare se si hanno i requisiti oppure no e dare seguito quindi al beneficio senza dover neanche passare dalle RTS. Ecco, quindi l'adempimento burocratico del Ministero sarebbe stato quello di dire fate le istanze alle segreterie e le segreterie lo mandano alle RTS. Aver creato un applicativo che consente la gestione di questo sistema, a mio avviso, è un esempio di innovazione tecnologica che consente appunto di andare incontro ai bisogni di semplificazione e bisogni dell'utenza. Il tema di oggi è davvero complesso, io mi sono preparato una serie di appunti che per ragioni di tempo non è possibile esaminare, però ci tengo solo a fare 5 esempi concreti di intelligenza artificiale. Sa perché la devo interrompere? Perché sì. Con una puntualità svizzera è arrivato il ministro. Ah, benissimo. E quindi io chiamerei sul palco il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Benvenuto ministro.
Le lascio subito il podio, però siccome lei non ha potuto ascoltare l'intervento iniziale della segretaria Serafini, le vorrei girare la richiesta della Serafini, ossia dice: ci sentiamo di chiedere al governo di emanare tempestivamente l'atto di indirizzo per avviare le procedure per il rinnovo del contratto 22-24 per l'intero comparto dell'istruzione e della ricerca, che il triennio scadrà al 31 dicembre del 2024. Con questa richiesta le lascio il podio e la platea. Innanzitutto un carissimo saluto alla vostra preziosissima segretaria, al presidente della Comsal, un saluto affettuoso a tutti voi con il cuore, perché quando io vengo dallo SNALS mi trovo a casa, perché non solo abbiamo condiviso in 20 anni, parlo anche di quando facevo il senatore, tante battaglie insieme, ma perché mi sono sempre trovato benissimo quando ho interloquito con i vostri leader e con tutti voi. E devo dire che ho sempre avuto questo privilegio di avere un dialogo diretto, un dialogo franco, talvolta anche vivace, perché è giusto che sia così, ma un dialogo sempre molto molto produttivo. Vi porto questa piccola notizia, visto che Elvira mi ha provocato sul tema dell'atto di indirizzo. Noi abbiamo aspettato a inviare l'atto di indirizzo perché vogliamo eliminare il docente incentivato. Vogliamo eliminare il docente incentivato e quindi abbiamo voluto interloquire con la Commissione europea per ottenere questo risultato. La Commissione europea ci ha dato ampi margini e quindi ormai l'atto di indirizzo è pronto, l'atto di indirizzo verrà inviato e vogliamo valorizzare invece quelle figure che abbiamo, con il consenso dei sindacati, introdotto, docente tutor, docente orientatore, ma insomma tutte quelle figure che possono arricchire il mondo della scuola e che devono essere giustamente, adeguatamente formate, ma anche adeguatamente pagate. Ma sono qua soprattutto per parlare del tema oggetto di questo incontro, e cioè il tema delle nuove tecnologie, insomma della intelligenza artificiale. Ci sono due punti da cui vorrei partire. L'intelligenza artificiale indubbiamente introduce una rivoluzione nella nostra società, è inutile negarlo. E qui mi fa piacere ricordare un bello studio di Gianni Tognolo pubblicato in occasione dei 150 anni della Unità d'Italia. Gianni Tognolo scriveva che, pensate un po', il PIL dei vari regni, dei vari principati, delle varie comunità italiche, sino alla fine del Settecento, diciamo sino alla metà del Settecento, era probabilmente il PIL più alto d'Europa. Pensate che nel 1500 il PIL dei vari principati e regni italiani, o ducati, era quasi il doppio di quello del Regno d'Inghilterra. Che cosa è successo poi? È successa la prima rivoluzione industriale, tant'è vero che all'inizio dell'Ottocento, 1820, si rovesciano i rapporti. Non parliamo poi di quello che segue, dove il PIL del Regno Unito diventa il doppio rispetto a quello del Regno d'Italia attorno al 1870 circa.
che cosa era successo, appunto, la prima rivoluzione industriale e poi l'avvento della chimica, la Germania che esplode come grande potenza, grazie soprattutto al suo sistema universitario, von Humboldt, e poi tutta la ricerca e quindi appunto la grande potenza nell'industria chimica, eccetera, eccetera. Allora, certamente l'intelligenza artificiale è qualcosa che noi dobbiamo seguire con grande attenzione, questo è abbastanza scontato. Ma d'altro canto noi abbiamo anche una Costituzione che a me piace molto e non a caso io definisco la nostra una scuola costituzionale, perché la nostra Costituzione mette al centro la persona. Qualcuno forse lo avrà già sentito, io sono molto appassionato di quel bellissimo discorso tenuto da Giorgio La Pira in sede di Assemblea Costituente, quando diceva la differenza fra lo Stato totalitario, lo Stato fascista, ma anche lo Stato comunista, sta nel fatto che in quell'ordinamento, appunto, la persona è al servizio dello Stato, nella Repubblica nostra democratica, lo Stato è al servizio della persona e quindi la scuola deve essere al servizio della persona e quindi la persona al centro e quindi la scuola costituzionale. E quindi è evidente già da queste premesse che se l'intelligenza artificiale è qualcosa di fondamentale, di indubbiamente strategico per gestire la società del futuro, il ruolo del docente e quella comunità umana che è rappresentata dalla scuola non può che continuare ad essere centrale. L'intelligenza artificiale dunque al servizio dell'uomo, il docente come grande gestore di questa rivoluzione. Non è un caso, d'altro canto, che noi abbiamo investito e che il PNRR investa risorse importanti, 2 miliardi e 100 milioni per la digitalizzazione delle scuole, delle aule in particolare, 800 milioni per l'educazione dei docenti e degli studenti, ma, ripeto, tutto questo deve essere inserito in un progetto strategico in cui il processo tecnologico sia sempre costantemente al servizio dell'uomo. E questo il cuore della scuola costituzionale. L'intelligenza artificiale può essere, d'altro canto, a sua volta utile per la personalizzazione della didattica. Sapete che a me sta molto a cuore questa idea della personalizzazione della didattica. Perché può aiutare il docente a personalizzare sempre di più l'approccio con quel determinato studente, per personalizzare sempre di più le tecniche didattiche, può consentire allo studente di verificare costantemente i suoi miglioramenti e quindi l'intelligenza artificiale, se usata correttamente, può servire anche per esaltare questa scuola costituzionale fondata, centrata sulla persona. D'altro canto, ancora una volta, l'intelligenza artificiale può essere un ausilio straordinario per venire incontro agli studenti portatori di disabilità. Non è un caso che io ho fortemente voluto lo stanziamento di 25 milioni di euro per nuovi ausili, soprattutto per giovani ipovedenti o con problemi appunto di udito. E quindi per venire incontro con nuovi ausili ai problemi di una didattica sempre più modellata, sempre più personalizzata sulle esigenze anche di giovani portatori di disabilità. Certamente può essere anche molto utile, lo avete sperimentato voi, è inutile che venga qua adesso a raccontare cose che già ben conoscete, ma per esempio un utilizzo interessante può essere anche la lezione che colleghi università, mondi molto distanti per far sì che
un'ora di matematica, un'ora di fisica possa essere svolta magari da un docente con traduzione simultanea, da un docente, che ne so, di Harvard, piuttosto che di una prestigiosa università italiana, e magari anche sviluppando delle biblioteche che possano essere in contatto con le migliori biblioteche del mondo, e il ragazzo può consultare direttamente un volume che altrimenti non troverebbe facilmente. Poi c'è un altro aspetto di tutto questo: se l'intelligenza artificiale è fondamentale. Pensate, entravo in un istituto agrario e vedevo come mi stavano insegnando come ormai la raccolta della frutta venga diretta a chilometri di distanza da un robot dove il contributo umano è pressoché inesistente. E quindi il futuro andrà sempre più verso situazioni di questo tipo. Se dicevo l'intelligenza artificiale è qualcosa da cui noi non possiamo prescindere, che deve essere utilizzata per valorizzare anche la scuola costituzionale, ma ci deve essere sempre quel profilo di umanizzazione, il docente deve essere sempre al centro e non si deve perdere quel rapporto personale fra insegnante e alunno, perché è questo che fa la scuola, l'intelligenza artificiale, il robot, tutto questo, la digitalizzazione, il tablet e quant'altro servono soltanto a potenziare, sono degli strumenti, non dobbiamo mai perdere questa logica, sono degli strumenti al servizio dell'uomo, mai fare come qualcuno in altri paesi cerca di fare, no? La società del futuro come una società dove l'uomo viene in qualche modo ad essere messo da parte, ad essere in qualche modo ridimensionato, così come vorrebbe qualche filosofo delle scienze. E c'è un altro aspetto che è strettamente collegato, su cui io sono già tornato più volte, perché vedete, è collegato a quella visione di scuola in cui io credo molto, dove si ridà autorevolezza al docente, dove si ripristina anche il concetto di autorità, perché l'autorità, il concetto di autorità in uno Stato democratico non deve fare paura. Io ricordo, l'ho scritto anche in questo libro, un caso di una docente che mi raccontava un po' disperata di una studentessa che a un certo punto, mentre lei spiegava, accende il cellulare per ascoltare musica, e allora questa docente dice: per cortesia spegni il cellulare, dai fastidio a me, non riesco a concentrarmi e dai fastidio anche ai tuoi compagni. No, per cortesia spegni il cellulare, ma io non riconosco la tua autorità. Questo è il punto, vedete, io non riconosco la tua autorità. La docente va dalla dirigente scolastica e la dirigente scolastica sconsolata dice: ma faccia quello che può, faccia quello che può. Questo non va bene, ovviamente. E allora questa idea dell'autorevolezza, questa idea dell'autorità, questa idea del rispetto passa anche dall'uso delle nuove tecnologie. Per questo che ho esordito con quella famosa circolare che riprendeva, precisandola, migliorandola ulteriormente, la vecchia circolare del 2007 sull'uso del cellulare in classe. Perché innanzitutto il cellulare in classe non deve essere utilizzato per scopi che non siano didattici. Questo deve essere chiaro, deve essere chiaro. Però io vado oltre, e ormai quasi tutti i paesi europei vanno oltre pure loro. Nel senso che un conto è il tablet, che ha una sua utilità, perché il tablet, poi faremo qualche chiarimento anche su questo, ma francamente trovo strano riuscire a fare didattica magari alle elementari con il cellulare. Ma trovo, secondo me, non solo strano, grave che un bambino di 6 anni impari a stare tutto il giorno sul cellulare. E questo è il punto che noi dobbiamo... cambiando anche la società, perché io credo che dalla scuola parta il grande cambiamento. Guardate com'è degradata questa società,
Guardate come ne siamo tutti consapevoli, persino i giornali che mi attaccano tutti i giorni, ne sono consapevoli pure loro, che questa società è degradata. Quando vedo dei ragazzini che picchiano un signore anziano perché si è permesso di rimproverarli in modo bonario perché stavano facendo troppo casino e disturbavano, questa società è degradata. E allora dalla scuola deve ripartire un messaggio forte, e l'autorevolezza che io insisto, e credo di essere il primo ministro ad aver messo al centro il tema dell'autorevolezza dei docenti e dei dirigenti e del personale tutto, e dell'autorità, del principio di autorità democratica, democratica sia ben chiaro, che non c'entra nulla con l'autoritarismo, non c'entra nulla. Perché è il 68 che ci ha insegnato che l'autorità deve essere negata e contestata, come il famoso 18 politico, il 6 politico, tutte queste robe qua. La società, no, dell'immaginifico, del desiderio, dove c'è sempre l'ego al centro, ipertrofico, la società dei diritti dove i doveri non esistono più, e invece la scuola costituzionale è quella che insegna che ci sono anche i doveri. Perché sapete sono importanti i doveri? Perché altrimenti non ci sarebbero i diritti. Perché se io voglio un diritto, è chiaro che l'altro deve avere anche un dovere di rispettare il mio diritto, perché altrimenti è la giungla. E sapete qual è il contrario, anche semantico, del concetto di autorità? L'anarchia, cioè l'assenza di autorità. E questo è il principio forte. E allora anche il principio di responsabilità è importante. Per questo che ho anche insistito sul chi rompe paga. E viva Dio, quando sono andato, scusate questa digressione, spero che me la consentiate, ma insomma siamo fra amici e quindi magari si può anche non fare proprio un intervento rigorosamente scientifico. Quando sono andato a visitare quella famosa scuola di Milano, e ho visto una cosa impressionante, proprio per parlare, per tra l'altro parlare di questi strumenti. Allora, noi avevamo appena regalato le lavagne elettroniche, no? Che voi ben conoscete, LIM e compagnia Briscola. Queste lavagne elettroniche distrutte, fondi PNRR, quindi fondi pubblici, non è che siano distrutte. Avevano preso i computer, sempre per rimanere in tema, e li avevano buttati giù dal secondo piano, sfasciate persino le custodie dei cellulari, perché intelligentemente la preside aveva previsto all'ingresso della scuola, proprio, anzi all'ingresso di ogni classe, delle custodie dove i ragazzi mettevano lì. Una delle prime cose che hanno fatto è distruggere quelle. Tagliato tutti i fili della luce, tutti i fili, scuola isolata. Hanno distrutto pure il cesso. Hanno divelto pure il water. Poi hanno preso gli schiumogeni e hanno sparso con la schiuma tutta la scuola, che fra l'altro sono sostanze allergeniche, quindi pulizie, scuola chiusa per 3 settimane. E io ho detto, chi rompe paga? Questi ragazzi qua, 70.000 euro di danni, adesso i danni, i soldi devono tirarli fuori. L'Associazione Nazionale Presidi ha fatto un conteggio, 3 scuole di Roma a novembre, 350.000 euro di danni. Oh, nessuno prima aveva il coraggio di dire qualche cosa. Chi rompe paga, perché io sono stufo di avere milioni di euro di danni ogni anno che poi siamo noi a pagare, perché non è il figlio di papà che viene a pagare questi soldi, o l'avvocato padre di un certo figlio che ha distrutto, che subito è pronto a fare la causa per difendere il suo pargoletto. No, chi rompe paga. E allora dicevo, il tablet va bene, poi ne parliamo, ma il cellulare, ma che senso ha il cellulare all'asilo, alla scuola d'infanzia, alle elementari, alle medie? Io non ci vedo proprio un uso didattico del cellulare. Anzi, meno abituiamo questi ragazzi a usare il cellulare, meglio è per loro. E lo hanno capito tutti.
perché si crea una dipendenza tale, la Commissione Settima del Senato all'unanimità, e non era qualche, come dire, personaggio estemporaneo o fantasioso, erano famosi neurologi, psichiatri, psicologi, pedagogisti che hanno consultato, cioè non era stata un'indagine votata all'unanimità da tutte le forze politiche, fra l'altro. Ma poi ormai lo dice persino l'UNESCO, i danni del cellulare sono notevoli, incidono sulla capacità di concentrazione, sulla memoria, sulla fantasia. Allora, il tablet è invece importante, ci sono anche degli esperimenti utili, ho visto anche delle scuole elementari dove si usa, ma attenzione però, non pensiamo di cancellare carta e penna, perché altrimenti noi abbiamo dei ragazzi che mi arrivano, come è capitato a me quando ero nella commissione per gli esami di avvocato, che mi scrivono in stampatello. Ed è assurdo che un giovane di 24, 25, 26 anni scriva in stampatello perché non sa scrivere in corsivo. Ed è follia questa. Allora, è evidente quindi che tutto questo deve essere utilizzato con intelligenza, con l'intelligenza che il docente sa mettere nelle cose, come voi sapete certamente mettere. Poi vedete, c'è anche il tema della cybersicurezza, della cyber security, e qui nelle prossime linee guida sull'educazione civica ci sarà anche un capitoletto su questo, perché anche qua la rete, i social sono estremamente pericolosi. Voi non avete, io ho parlato con il responsabile nazionale per la cyber security, quello che si annida lì dentro, il cittadino comune non ha idea nemmeno di che cosa sia, i pericoli che si annidano nella rete, soprattutto per ragazzini di 10, 12 anni, del tutto ancora inesperti della vita. E allora anche qua la cautela nell'uso di questi social, che fra l'altro sono convinto che se c'è una spiegazione, anche una delle tante spiegazioni del degrado di questa società, è anche dovuto a quello scatenarsi di odio, di invidia, di ostilità, di maldicenza che si riscontra nei social, no? Prima uno aveva un po' vergogna a dire al vicino di casa tu sei un cretino, tu sei... No, adesso invece si nasconde dietro il fake e dice al vicino di casa le peggiori cose, intanto sa che le può dire, nessuno va a prenderlo. Quindi anche qui, secondo me, gestione. Poi va bene, l'intelligenza artificiale, non so se il direttore Greco già vi ha parlato di queste 20 azioni concrete. Beh, noi abbiamo fatto questa piattaforma unica, vi chiederei di aiutarci anche a migliorarla, perché ha dato degli ottimi risultati per quanto riguarda le iscrizioni. Vi leggo che per la risposta dei genitori che ha ritenuto semplice l'utilizzo del servizio iscrizioni, praticamente il 92,9%, molto 75%, abbastanza 22,4%. Ritiene efficiente il funzionamento del servizio, il 91,9% lo ha ritenuto efficiente, 73,9% molto efficiente, abbastanza il 18%. Però so che ci sono anche delle difficoltà che incontrano le scuole, quindi io vi propongo, insieme ragioniamo per capire come migliorare sempre più questo portale, che per le famiglie è molto importante, ma deve essere decisivo e strategico anche per voi, per la scuola, per il mondo della scuola. No, per le famiglie è importante perché è anche un unico portale per l'accesso a tutti i servizi del sistema di istruzione. Poi stiamo lavorando per velocizzare e semplificare le modalità di pagamento online delle famiglie, così da non rendere più necessario recarsi fisicamente in un ufficio postale, ma con la digitalizzazione del fascicolo del dipendente non sarà più necessario per trasferirsi, per i pensionamenti e quant'altro, tutta la documentazione, raccogliere tutta la documentazione. Questo
lo dico da tempo, dovrebbe essere fatto in tutta la pubblica amministrazione, perché la pubblica amministrazione di voi e di noi conosce tutto e quindi non ci deve essere più la necessità di compilare. Su questo ci stiamo lavorando e qua c'è il direttore Greco che è responsabile e quindi sarà lui a essere l'interlocutore dei buoni servizi, ma eventualmente anche di qualche protesta che dovesse arrivare nel frattempo. Grazie all'intelligenza artificiale abbiamo ridotto del 35% il tempo speso online dai candidati per le immissioni in ruolo, del 50% il tempo necessario per la evidenziazione, per la individuazione delle supplenze. E anche qua si è evitato al docente di andare a scuola a presentare direttamente la domanda, è stato possibile farlo da remoto. Poi c'è un altro tema che mi sta molto a cuore e mi avvio a chiudere, non voglio rubarvi troppo tempo, il tema delle materie STEM. Allora, salto i dati che ci vedono in ritardo rispetto ad altri paesi, intanto sono dati che conoscete anche voi, ma le materie STEM sono particolarmente importanti anche per colmare quei divari di genere, ma anche divari sociali e anche per lo sviluppo del paese. E le linee guida vanno proprio nella direzione di esaltare quel pragmatismo che a mio avviso è necessario per far avvicinare tutti coloro, anche coloro che non hanno il bernoccolo della matematica. Io ho detto, ho scritto nelle linee guida, partire dalla realtà per arrivare alla teoria. Perché se voglio spiegare la teoria della fluidodinamica, per esempio, devo partire dall'aereo che decolla. Perché l'aereo decolla e sta in volo? Cioè partire da cose concrete per arrivare poi alla spiegazione della teoria. E così anche l'importanza del laboratorio all'estero, perché c'è più diffusione di interesse, perché le materie STEM affascinano più, perché c'è tanto laboratorio e anche qui dobbiamo investire sempre più in laboratori. Non è un caso che abbia inserito la matematica, il rafforzamento della matematica in Agenda Sud per colmare i divari territoriali, perché anche qua poi ci sono differenze territoriali importanti, nella riforma del 4+2, dove sappiamo benissimo che oggi gli istituti tecnico-professionali hanno un gap dal punto di vista dei risultati rispetto ai licei su italiano e matematica. Sarà inserito anche in Agenda Nord, perché stiamo constatando che nelle scuole delle periferie delle grandi città del nord e di Roma ci sono dei risultati di dispersione che stanno diventando drammatici, e sarà anche, e qui lo voglio dire molto chiaramente, per quanto riguarda l'inclusione degli stranieri, perché i risultati che ci testimonia Invalsi sui rendimenti, sulle prestazioni dei ragazzi immigrati, in particolare quelli di prima generazione dunque, ma in parte anche di seconda, ma soprattutto di prima, per quanto riguarda italiano e matematica, sono oggettivamente molto molto negativi rispetto ai risultati che hanno i ragazzi italiani. Allora, se noi vogliamo il loro bene, se noi vogliamo non la demagogia e la retorica, ma vogliamo il bene di questi ragazzi, dobbiamo potenziare l'insegnamento per loro dell'italiano e della matematica. Perché dico dell'italiano e della matematica e non in generale? Perché i risultati Invalsi ci dicono paradossalmente che in inglese vanno meglio dei ragazzi italiani e che non ci sono significative differenze su materie come storia o scienze. E allora, ripeto, se vogliamo la vera inclusione, dobbiamo far sì che ci sia un potenziamento su queste due materie che sono strategiche. Pensate che su italiano c'è addirittura una differenza del 22%, che significa contabilizzata un anno in meno. Cioè tu hai due ragazzi che stanno nella stessa classe, uno è indietro di un anno. E questo non è tollerabile se vogliamo veramente una società democratica e inclusiva. Bene, allora, qual è la parola con cui voglio concludere questo mio intervento? Una parola che mi piace molto: insieme. Io giro molto le scuole,
L'altro giorno ne ho visitate ben 4 in provincia di Como, poi sono stato a Reggio Calabria, a Catanzaro, poi giro andrò in Basilicata, in Abruzzo, in Sardegna, in Veneto, in Piemonte, a Novara. Giro queste scuole perché voglio ascoltare anche la vostra voce, la voce dei dirigenti scolastici, la voce dei docenti, la voce dei segretari amministrativi, la voce del personale ausiliario. Voglio ascoltare la voce degli studenti perché voglio apprendere, voglio capire, perché credo che il compito di un ministro sia innanzitutto quello di ascoltare per poter decidere. Lo diceva già Einaudi, no? Einaudi diceva che per decidere bisogna prima conoscere, bisogna ascoltare dunque. E queste cose presuppongono che si faccia insieme un lungo percorso. Ed è per questo che io sono molto felice di essere qui con voi, perché tanto ci lega, tanto ci unisce e so che molti valori sono valori che condividiamo insieme. Grazie. Grazie Ministro, grazie. Avrà notato che il segretario Serafini ha omaggiato del suo libro La scuola dei talenti tutto il pubblico, quindi lo leggeremo con attenzione. Rimanga con noi che noi acceleriamo un po', non ci mettiamo comodi come al solito. Chiamo sul palco Andrea De Panizza, Istituto Nazionale di Statistica, per parlare della transizione digitale nella società e nell'economia, lo sviluppo delle competenze e l'uso delle tecnologie ICT. Benvenuto, il palco è suo, la prego sui tempi. Buongiorno a tutti, ringrazio per che è stato invitato l'Istat a raccontare qualcosa di informativo sullo stato dell'arte in Italia, come siamo posizionati in Europa nello sviluppo delle competenze digitali, e cercherò di essere molto rapido. Scusa, non c'è il controllo del... C'è? Aspetti, arriva il tecnico. Qualcuno dalla regia ci può aiutare nella... Ecco, vedo che fanno dei cenni. Arrivano correndo, accompagnato da un applauso, arriverà a risolvere tutti i nostri problemi tecnici. Mi ricorda la prima volta che mi sono trovato a parlare in pubblico da giovane ricercatore del CNR. Ma quando si parla di transizione digitale in genere succede sempre. E ancora non c'era il PowerPoint, c'erano i lucidi trasparenti. Io mi appoggiavo su questi lucidi trasparenti e chiaramente si fulminò la lampada della macchina da lucidi quando toccò a me parlare. È un classico. Ora, sull'innovazione tecnologica stiamo facendo passi da gigante. Beh, se dalla regia potessero mandare avanti di noi. Ok, ti ringrazio. E, ok. Bene, il mio compito qui è darvi una breve carrellata di indicatori che ci aiutano a capire come, a che punto ne siamo e cosa è successo negli anni più recenti. Ci siamo, li abbiamo. E, grazie. E non vi farò vedere tante cose, poche ma essenziali. E in particolare ho pensato di raccontare cose che siano più vicine al mondo dell'insegnamento e quindi di far riferimento soprattutto alla categoria di studenti, utilizzando i dati dell'indagine sulle famiglie e gli individui nell'uso delle tecnologie digitali. Ora, oltre a una carrellata di indicatori, tirerò qualche breve conclusione a margine, però vorrei partire da uno spunto che mi ha dato il discorso del Ministro, cioè siccome la conclusione principale è una conclusione la quale oramai è sempre quello che conta nell'uso delle tecnologie e nel modo in cui si usano è l'istruzione della gente,
Da quello che ha detto il ministro in veste di professore in quel caso, che ha parlato dello scritto di Toniolo per i 150 anni, e ha detto cioè, beh, l'Italia nel 1850, giusto prima dell'unificazione, era un paese che andava a marcia indietro, cioè che rimaneva fermo mentre il resto d'Europa correva. Negli ultimi 20 anni abbiamo sperimentato esattamente lo stesso tipo di problema, cioè siamo stati un paese che andava bene negli anni 80, ancora negli anni 90, dopo che si è inceppato, perché nel frattempo, non perché noi abbiamo fatto qualcosa di sbagliato, è perché il mondo è andato in un'altra direzione e noi eravamo impreparati all'evoluzione del mondo. E in questo caso il mondo è andato nella direzione di valorizzare ai fini della competitività proprio le conoscenze formalizzate. Noi eravamo un paese che sapeva ben fare le cose, l'industria, però finché si trattava di cose semplici, è la complessità sulla quale ci siamo bloccati. E nel digitale, proprio come sistema paese, ci siamo bloccati sulla capacità di gestire un nuovo modo per trattare la complessità. Abbiamo costruito e il mondo ci ha chiesto di sviluppare delle relazioni più complesse, le abbiamo immaginate anche noi a livello statale, cioè abbiamo aumentato il livello di complessità dell'azione di governo, eccetera, eccetera, però poi non siamo stati capaci di andare appresso, di trovare degli strumenti per gestire questa complessità in maniera semplice. Sono rimasto colpito anche dal discorso che ha fatto il collega Grieco, in cui ha detto cioè noi al Ministero adesso abbiamo fatto queste cose meravigliose, eccetera. Sono cose di buonsenso che giustamente ci sembrano di avere scalato una montagna, ma sono cose che in altri contesti, in altri paesi, sono state già realizzate. Noi ci arriviamo adesso e meno male che ci arriviamo adesso. Diciamo, un'altra conclusione che anticipo, se possiamo andare avanti con le slide, grazie. Un'altra conclusione che anticipo è l'aiuto che ci ha dato, pur nel male ma nel bene, anche la pandemia. Ora, di questo ne siamo tutti consapevoli, che ha portato, l'Italia non nel futuro ma nel presente. Cioè un paese ostinatamente aggrappato a un modo di gestire i rapporti di lavoro, l'organizzazione di impresa, l'organizzazione della scuola, eccetera, ha dovuto fare un salto in avanti di botto. E questo lo vediamo dall'indicatore più semplice che possiamo considerare, un indicatore che non ci dice cosa siamo in grado di fare con la tecnologia, ma banalmente se utilizziamo internet, che non vuol dire granché, ma è la base, è il punto di partenza. E noi vediamo che in Italia avevamo una distanza, che lì la vedete è molto piccola in realtà, ma anche nel caso degli studenti, ma non è mica che tutti gli studenti utilizzavano l'internet, il 92%. Adesso sono passati dal 2019 al 2023, ci siamo parificati con gli altri, ma dove abbiamo e avevamo soprattutto il grande problema è sulle generazioni più mature e in particolare sulle persone meno istruite. Cioè lì avevamo un divario di nel 2015 neanche il 20% delle persone tra 55 e 74 anni, non stiamo parlando di anziani, ci siamo dentro buona parte di quelli che sono in questa sala, in questa corte, ma ancora nel 2019 erano una minoranza, un poco più di un terzo, e avevamo 20 punti di distanza abbondanti con i nostri vicini di casa. Nel caso delle persone con istruzione limitata alla scuola dell'obbligo. Oggi ci siamo avvicinati molto, mentre gli adulti, anche anziani, le fasce più mature, che avevano un titolo di studio universitario, avevano livelli analoghi di utilizzo dell'internet a quelli dei diciottenni. E in più, se andiamo a vedere cosa ci facevano cose più complicate, più sofisticate. Per cui quanto l'istruzione sia centrale non solo nell'adozione di base della tecnologia, quindi utilizzare internet, ma anche nelle capacità di farci poi delle cose. Possiamo passare alla slide successiva, per favore?
Nel caso specifico degli studenti, noi possiamo vedere che la pandemia ha portato anche a un'esplosione dei corsi a distanza. Ora, questo qui non è un dato che incorpori pienamente la DAD, perché altrimenti saremmo stati al 100% degli studenti, è un dato che riflette soprattutto i corsi universitari a distanza e in modalità ibrida, che in Italia hanno portato anche alle, diciamo, parallelamente c'è stata anche l'esplosione delle università telematiche, delle quali in realtà siamo stati antesignani con UniNettuno, quindi con l'università pubblica, e oggi sono invece una molteplicità. Però è anche la diffusione in generale dei corsi, dei cosiddetti MOOC, cioè di corsi che non necessariamente sono curricolari, tra i giovani, cioè un'attitudine che si è sviluppata e che siamo diciamo ora in linea, nel caso degli studenti, con gli altri paesi. L'effetto negativo, per tornare alla DAD, è una cosa nota a tutti, insomma, che ha portato a un calo delle competenze rilevate. Qui vi ho portato il caso dell'indagine OCSE PISA del 2022 per l'insieme dei paesi OCSE. C'è stato un calo vistoso, importante. Nel caso dell'Italia, questo ha riguardato in particolare le scienze e la matematica, soprattutto le scienze, dove già eravamo deboli rispetto agli altri paesi, ma la cosa reale che si vede anche sia attraverso i dati PISA, sia attraverso, soprattutto attraverso i dati Invalsi, che voi conoscerete meglio di quanto non li possa aver visitati io, sono le differenze sia territoriali sia all'interno anche degli stessi istituti scolastici, che sono legate alla segregazione interna alle scuole, per cui c'è la classe buona e c'è la classe meno buona anche all'interno della stessa scuola. La classe buona spesso ha gli insegnanti migliori, sono anche gli insegnanti che la qualità del risultato della DAD è legata sia alla disponibilità dello strumento da parte degli studenti, per cui ci possiamo aspettare che nella scuola del quartiere povero non dispongano del computer a casa o del tablet individuale per il ragazzo, che poi in parte gli è stato dato dal Ministero, ma il problema è anche la capacità dell'insegnante di utilizzarlo appieno. Diciamo, uno dei pochi messaggi che darei, non so quanti minuti ho ancora, forse 7-8 minuti per parlare, uno dei messaggi inevitabili è che sta agli adulti di riimparare a insegnare, perché veramente c'è una discontinuità tecnologica importante, che questa nel caso soprattutto dell'intelligenza artificiale. Se possiamo andare avanti ancora, per finire sulla slide precedente, in realtà ci sono una serie di studi che testimoniano come la capacità di recupero post pandemica, io li ho visti nel caso degli Stati Uniti, in questo caso gli studi, sia stata molto maggiore nelle scuole, diciamo nel caso degli Stati Uniti, dei quartieri benestanti rispetto ai quartieri poveri, cioè la perdita sia stata maggiore, veniva stimata nell'insieme ai quartieri poveri di 2 anni contro 6 mesi la perdita di capacità, quindi diciamo quello che è credo si chiami un abbandono implicito, e la capacità di recupero sia stata molto maggiore laddove c'era poi la possibilità di seguire di più i ragazzi rispetto agli altri. Ora invece, cercando di continuare ad essere positivi su quello che è stata questa trasformazione, questo schiaffo in faccia che ci siamo presi della pandemia, in realtà, ecco, c'erano le premesse perché il paese riuscisse a fare finalmente un salto in avanti. Per esempio, la SPID è una cosa che è stata introdotta nel 2016, ma fino al 2020 voi vedete che c'è veramente una discontinuità importante nell'adozione. E quello che è cambiato in misura sostanziale è non solo la diffusione presso la popolazione, ma la disponibilità di servizi e la facilitazione nell'uso dei servizi. Perché se io prima, per collegarmi all'INPS, dovevo avere una password in 2 pezzi, di cui un pezzo mi veniva cambiato ogni 3 mesi e devo mandare una cosa per posta, mi veniva mandata per posta ordinaria, e dopo lo posso fare con SPID, cioè anche la visione, se posso dirlo, cervellotica italiana, in questo senso che mira molto alla sicurezza, ma non pensa all'utilizzo materiale delle cose,
è stata superata un po' dalla disponibilità di una tecnologia che ci permette di evitare di ricorrere, cioè che quindi comprende la sicurezza in sé, e un po' dalla necessità di rivedere i processi, che è questa la cosa fondamentale che abbiamo visto, ecco, io come lavoratore l'ho vista anche nel mio lavoro. Lavoro all'Istituto di Statistica, l'Istituto di Statistica aveva appena introdotto la possibilità del lavoro da remoto, 2 settimane prima del Covid, che chiudessero tutto con il Covid, e meno male. Nell'arco di un giorno abbiamo avuto la possibilità di avere tutti l'uso del cloud, e quindi diciamo il sistema era pronto. Però a me mi è stato detto, ma tu devi dare il buon esempio, mi raccomando, non più di 2 giorni al mese, ne avrei potuto fare 4. Cioè, veniva visto, allora, io ho lavorato all'estero, ho lavorato all'OCSE e gestivo, cioè, 10 persone che collaboravano con me, una stava in telelavoro 6 mesi l'anno dagli Stati Uniti. Cioè, noi vivevamo eoni indietro, c'è una questione di... Quando parlo di una questione culturale, una questione che non attiene solo al titolo di studio, ma attiene anche a immaginare un modo diverso di lavorare, cioè, quindi valutare le persone, monitorarle in un altro modo, non essere, come ha detto di nuovo il ministro, che il docente, credo che l'abbia detto lei, che non essere guardiani della conoscenza, è stato lei? Le sto attribuendo una cosa? Le chiedo scusa. Era stata lei, ora attribuisco tutto al ministro, grazie. Ma invece no, questo è una cosa, è un passaggio sostanziale, anche nel mondo del lavoro, di non essere guardiani dei dipendenti, ma essere coreografi del... Ecco. Ora vediamo che questo il ci ha portati... è finito, okay. Quindi ci abbiamo alla conclusione. Ci abbiamo un'ultima slide, eccoci, grazie. Qui, vai. O meglio, sono 2, questa la potremmo anche saltare, ma diciamo che abbiamo un sistema di monitoraggio complessivo che è il DESI, delle competenze digitali, in cui non ce la passiamo veramente bene. Nel caso degli studenti stiamo messi un po' meglio, ma comunque in fondo ultimi tra i 4 grandi paesi. Se pensiamo ai giovani e in particolare alle competenze informatiche, noi vediamo che in Italia un numero comparabile di ragazzi e ragazze programmano, ma sono soprattutto i ragazzi, cioè, ma questo è una cosa che riguarda l'insieme dei paesi europei, che ci sia un divario di genere molto importante nell'avvicinarsi a questo particolare aspetto delle competenze, e che nel caso dell'Italia si vede anche banalmente nel fatto di utilizzare i fogli di calcolo di Excel. Ora, credo che sarebbe molto importante, in questo non lo dico come Istat, diciamo, ma a titolo personale, di promuovere il fatto di scrivere codice a scuola. Questo potrebbe essere un grande asset. Se posso far vedere l'ultima slide che è legata a questo. La vediamo e chiudiamo, grazie. Ed è che nonostante abbiamo come in quota un numero comparabile di ragazzi, di studenti che scrivono codice rispetto a Francia, Germania e Spagna, se vediamo nell'economia quanti sono i professionisti ICT, cioè gli specialisti informatici, lì siamo messi molto 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 peggio degli altri paesi. Sono cresciuti in quota molto meno degli altri, e in più, se vogliamo, consideriamo un aspetto qualitativo, cioè che tipo di formazione c'è sottostante, vediamo che i nostri stessi professionisti ICT sono, la quota che ha avuto una formazione universitaria è molto minore, molto bassa, e sono più anziani, questo anche perché ne abbiamo assunti pochi, eccetera, eccetera. E questo significa avere una minore efficienza nell'uso, nell'economia, ma nelle stesse infrastrutture, nello stesso settore pubblico, dei processi che vengono definiti dal punto di vista informatico. Grazie mille. Grazie. Scusate, devo chiudere, sarò spietata, se no non riusciamo, facciamo cena. Allora, vorrei chiamare il professore di analisi matematica, Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università di Firenze, Vincenzo Vespri, per parlare di transazione digitale nella società e nell'economia, lo sviluppo delle competenze e... no, scusate, l'impatto della... intelligenza artificiale sull'insegnamento a scuola e sui curricula universitari. Che sta succedendo? Grazie mille. Allora, cerco di andare veloce, guardo il cellulare così riesco a guadagnare tempo. Se mi mettete le slides. Sì?
per favore. Arrivano? Eccoli, vedo, vedo muoversi qualcosa. E cosa devo fare? Vediamo. Ci siamo? Allora, prima di tutto inizio a parlare così si guadagna sì, tempo. Sì, così lui intanto le manda manualmente. Diciamo che a questo punto avevo deciso, prima di usare un po' ChatGTP, in realtà poi mi sono lasciato prendere la mano e quindi tutto il mio intervento è basato sull'intelligenza artificiale. Cioè, l'ha fatto ChatGTP. Quindi se ho sbagliato è colpa semplicemente di ChatGTP. Non è mia, eh? Allora, prima di tutto ho chiesto qual era l'impatto e come potete vedere è esattamente tutti gli argomenti che erano comparsi precedentemente, cioè personalizzazione dell'apprendimento, usando chat, cioè l'intelligenza artificiale si riesce sostanzialmente a avere programmi che vanno su quello che il ragazzo vuole, il tutoraggio virtuale, come aveva detto il dottor Greco, l'automatizzazione dei compiti amministrativi, si può valutare gli studenti in maniera automatizzata, si possono creare contenuti educativi. L'altro giorno avevo il compito di probabilità all'università, ho chiesto a ChatGPT di organizzarmi 4 esercizi, li ho dovuti riguardare, ma erano più o meno corretti. Si può supportare gli studenti con disabilità, all'università facciamo molto per gli studenti ipovedenti, per gli studenti per esempio senza gli arti, per cui possono dare l'ordine parlando con il computer. Si può incominciare a capire quando gli studenti sono in difficoltà e quindi anticipare le azioni e aiutarli a sviluppare per le conoscenze del XXI secolo. Tutto questo sono gli argomenti tipici che uno fa, perché ChatGPT o altre strutture di questo genere, Gemini o altro, l'importante sono le domande. Cioè, cambia completamente il paradigma. Prima era il contenuto, adesso quando uno vuole gestire sono le domande, in modo da sviluppare. Scusate, questo qui ho sbagliato. Ovviamente bisogna stare attenti al fatto che devono essere gestite in maniera responsabile. Tra l'altro potrebbero creare, se uno non sta attento, un aumento delle differenze sociali. Le famiglie che hanno a disposizione strumenti informatici e famiglie che non hanno. Famiglie che sanno insegnare ai ragazzi come usarle, famiglie che non sanno usare. Visto che l'argomento erano anche curricula universitari, ho fatto la solita domanda e mi dice sostanzialmente che l'impatto sarà che bisognerà adattare i curricula universitari all'avvento dell'intelligenza artificiale, non si può insegnare le cose vecchie. Quando uno ha le conoscenze, a questo punto è chiaro che ci devono essere contenuti interdisciplinari, bisogna poi tener presente che all'università non potremo che non contare su corsi etici e sociali, perché c'è molta etica sotto. Ma altra cosa che c'è, i programmi di certificazione. A questo punto, attualmente ci sono sempre tutta una serie di certificazioni che vagano, no? A questo punto l'intelligenza artificiale può tranquillamente non solo stabilire se uno sa fare intelligenza artificiale, computer, coding, ma anche se sa la matematica, se sa l'italiano, avere una certificazione del livello dei ragazzi permette a persone di aggiornarsi continuamente e soprattutto fa un focus sulla creatività. Cos'è la creatività? Allora, la creatività, per esempio, è che ho chiesto a ChatGPT di scrivere un sonetto sulle rondini. Ora provo anche a lei. Tra l'altro l'ho dovuto fare questo perché ho scoperto che quando io facevo domanda mi cambiava sonetto. Cioè, nel senso, non c'è una memoria, un database, ma ogni volta mi faceva il sonetto diverso. Quindi ho preso il sonetto che era venuto meglio. Tra il cielo azzurro e i campi d'oro d'ardenti, voli leggere, rondine nel mattino, con ali che sfiorano il vento d'aprile, cantando note di gioia nel destino. Cioè, voglio dire, non è un granché. Però tenendo presente che l'ha fatto una macchina, non è assolutamente male.
È ovvio che a questo punto l'intelligenza artificiale non potrà che influenzare il modo di insegnare. Allora, il problema è ora, se ci fosse un neuroscienziato ucciderebbe me e ChatGPT. Però, parlando in maniera concreta, l'intelligenza artificiale ha le capacità di replicare le funzionalità dell'emisfero sinistro. Quindi quello del calcolo, del linguaggio, del coding. E bisogna tenere presente che l'intelligenza artificiale raddoppia ogni anno e mezzo e noi andiamo alla velocità dell'evoluzione. Quindi, come nel 96 ci fu lo scontro della partita di scacchi fra uomo e macchina e andò più o meno pari, perché nel 96 vinse l'uomo e nel 97 il computer, adesso fra 10 anni, 15 anni, pensare di competere a livello di mera computazione, mero coding, mero... sarà folle, vincerà la macchina costantemente. Come si deve reagire? Bisogna avere paura? Ho scoperto che il ministro Baccelli nel 1894 disse che era riprovevole il costume di suggerire nel calcolo mentale espedienti e mezzi meccanici tipo pallottoliere. Tenete presente che ragionevolmente bisogna avere il coraggio di accettare questi strumenti, perché sono gli strumenti che ci saranno nell'umanità, quindi questo sarebbe, non possiamo pensare. Qui sostanzialmente qui hanno sbagliato, cioè ChatGPT ha sbagliato, perché anche le slide le ha fatte ChatGPT, quindi ha fatto tutto lui, qui ha sbagliato le cose, e sostanzialmente uno dei più grossi problemi di ChatGPT è sostanzialmente prenderlo per vero. Cioè, nel senso, tenete presente che Orwell nel 1984, chi ha il database, chi ha la storia, ti cambia la realtà. Orwell diceva che democrazia è poter dire che 2 più 2 fa 4, perché i fatti sono i fatti e non si possono cambiare. Ci sono le opinioni e ci sono le notizie false. Quindi nella scuola il compito etico è insegnare ai ragazzi di saper gestire l'intelligenza artificiale in maniera critica. Quindi una didattica sarà completamente diversa. Il compito è dare una ricerca quando c'è ChatGPT è stupido, perché lo farà, chiederanno quella cosa, non discuteranno e tutto il resto. Quindi potremo avere un tutor personalizzato, possiamo avere i compiti in classe verificati automaticamente, ma la cosa centrale è il professore, quello che insegna a essere critico, quello che insegna ad avere i rapporti giusti con questa intelligenza, con questo nuovo strumento. Quindi è chiaro che bisogna stare attenti alle metodologie, perché chiaramente abbiamo dei rischi. Cioè, l'intelligenza artificiale è in mano a 5 multinazionali, sono 5 persone che gestiscono queste cose. Quindi diciamo che per il momento l'intelligenza artificiale è ancora abbastanza distante da essere un rischio. Fagin sosteneva che il tipo di intelligenza di questo tipo ci permette in futuro di immaginare droidi a livello Star Wars. Quindi questi infatti c'erano Star Wars, che non vedevo da qua. E siamo ancora lontani da intelligenze artificiali capaci di avere coscienza, di avere creatività, di mettere assieme varie cose, però dobbiamo tenere presente che, questa è la figura finale, abbiamo da una parte il cervello creativo, che è quello che ci caratterizza come esseri umani, e dall'altra un'intelligenza artificiale che ci solleva da una serie di compiti come il calcolo, il sapere altre lingue. Adesso uno può parlare in un cellulare e quello ti traduce in mandarino e cose di questo genere. Il coding, uno può chiedere un programma in Python e te lo fa tranquillamente. Però uno deve avere le conoscenze per poter gestire queste cose. Questo è come cambia più o meno, e questo è l'impatto che ci dovrebbe essere. Spero che sia stato veloce. È stato velocissimo. Grazie, grazie mille. Ha recuperato sul tempo. Stiamo salutando. È andato via. È andato via.
Vallo a salutare, vallo a salutare. Intanto ringraziamo il ministro per essere stato con noi, ci deve lasciare per altri impegni, lo vogliamo ringraziare con un applauso per essere stato con noi per il suo intervento. Grazie ancora. Mentre chiamo sul palco, anzi no, abbiamo un collegamento adesso. Vediamo se è pronto il collegamento con Carmine Emanuele Cella, che è compositore, professore di musica e tecnologia presso l'Università della California, Berkeley. Eccolo, a lei la Buongiorno. Parola, grazie, la platea è sua. Buongiorno, mi sentite? Sì, perfettamente. Perfetto, allora io diciamo, mi rendo conto che sono un po' fuori, un pesce fuor d'acqua, diciamo. Volevo solo raccontare un'esperienza. Sono stato invitato, quindi grazie per l'invito. Non conosco abbastanza la realtà italiana perché sono andato, diciamo, all'estero prima dei 30 anni, prima in Francia e poi ora negli Stati Uniti. Io ho un doppio profilo, sono un musicista, un compositore, ma anche un matematico, quindi ho due dottorati e alla fine sono andato in Francia per lavorare prima in un istituto che si chiama IRCAM, dove si lavora, diciamo, con la matematica applicata alla musica. E poi alla Normale di Parigi, dove ho lavorato nel Dipartimento di Matematica, e adesso sono a Berkeley, dove dirigo un istituto che si chiama Center for New Music and Audio Technologies, o CENMAT, dove appunto si mettono insieme queste due competenze, diciamo, l'aspetto scientifico e di indagine applicato al segnale e alla musica, e la creatività, quindi l'aspetto di creazione di musica. Il programma dottorale ha degli studenti che sono nella linea, diciamo, generale dei compositori, ma attrae anche profili molto diversi che sono legati in qualche modo all'intelligenza artificiale o al machine learning. Quello di cui volevo parlare, io avevo delle slide, ma ho capito che per ragioni di tempo, diciamo, dobbiamo comprimere l'intervento, quindi farò una cosa di natura piuttosto filosofica. Io vi parlerò di un'esperienza che è quella che sto vivendo a Berkeley, che è un posto, diciamo, un'università molto legata allo sviluppo tecnologico, perché sapete che nella Bay Area, dove ci sono tutti questi grandi gruppi come Google, Apple, Facebook, eBay, eccetera, eccetera. E quindi c'è un senso, diciamo, di uso della tecnologia molto invasivo sulla società, gli studenti sono super esperti, diciamo, molto più esperti dei professori nella maggior parte dei casi, sull'uso della tecnologia. Io però, diciamo, faccio all'università, insegno tra le varie cose una materia che ho creato, diciamo un corso che ho creato che si chiama Computational Creativity for Music and the Arts, cioè creatività computazionale per la musica e per le arti. Questo corso è diviso in due parti, una parte che chiamo The Upside, dove c'è in qualche modo una manifestazione delle meraviglie di queste tecnologie, di come il machine learning aiuta l'artista e il musicista a creare. Quindi faccio vedere una serie di esempi e gli studenti usano dei laboratori, abbiamo sviluppato una serie di strumenti software che loro usano per solleticare la creatività attraverso la tecnologia. Ma la seconda parte si chiama The Downside e mostra in qualche modo l'impatto di queste tecnologie dal punto di vista sociale, etico, inclusivo e sostenibile. Ci sono una serie di grossi temi, diciamo, che molto spesso non vengono visti soprattutto dalle giovani generazioni, perché sono in qualche modo un po' più positiviste, diciamo, e in qualche modo la tecnologia è molto più integrata nella vita di persone che hanno adesso circa 20 anni, ma diciamo, l'impatto anche a lungo termine è molto importante. Allora io, diciamo, vi racconterò solo due esempi, diciamo, di questo tipo di impatto. La prima parte, nell'upside, ci concentriamo su che cos'è la creatività e si scopre che è una cosa molto difficile da definire. E il secondo passaggio è: ma le macchine possono essere creative? E anche questa è una domanda molto complicata. Però c'è una evoluzione, se guardiamo le rivoluzioni industriali, la prima rivoluzione industriale aveva l'automazione di lavori fisici molto semplici, come, non so, la macchina a vapore che trasportava delle cose da una città all'altra. La seconda rivoluzione industriale ha automatizzato dei lavori fisici un po' più complessi, per esempio la catena di montaggio. La terza rivoluzione industriale, quella dell'IT, Information Technology, ha automatizzato dei task intellettuali semplici, come per esempio il planning o lo scheduling. Io ricordo quando ero ragazzo dovevo andare alla stazione, io sono di Pesaro, andavo alla stazione di Pesaro per chiedere un orario, oggi evidentemente Google Maps dice queste cose. Ma la quarta rivoluzione industriale, quella che stiamo in qualche modo vivendo, quella legata alla strong AI, cioè all'intelligenza artificiale forte, come si dice, automatizza, sembra, dei task intellettuali più complessi. Abbiamo visto il professore prima che parlava dell'uso di ChatGPT per la generazione di testi o di correzione di compiti, eccetera. Ma nel caso dell'arte, io avevo delle slide che non farò vedere, diciamo, però
ci sono esempi di macchine che generano dei quadri, generano della musica che apparentemente ha una natura creativa. Quindi la domanda che pongo agli studenti, e questo ci fa transitare sulla seconda metà di questo corso, è: ma se i task fisici sono stati automatizzati, quelli intellettuali semplici sono stati automatizzati, quelli complessi stanno, sono in qualche modo in una fase di automatizzazione, che cosa rimane all'uomo? Che cosa rende l'uomo uomo? Su cosa ci concentriamo? Che cosa possiamo fare che la macchina non può fare? Queste risposte sono non banali, diciamo, si scopre almeno nell'interazione con i miei studenti, questo corso conta qualche centinaia di studenti all'anno, diciamo, che effettivamente non è una risposta così semplice e non si sa bene che cosa renda l'uomo uomo. E allora io sono arrivato a una conclusione, diciamo, quindi la faccio fra poco, dico brevemente che cosa succede nella seconda parte di questo corso. In questa seconda parte si vedono gli aspetti più negativi, diciamo, dell'impatto. Uno di questi è la stratificazione sociale creata dal machine learning. Ci sono molti esempi, cito in particolare un libro di Katie O'Neill che si chiama Mathematical Weapons of Destruction, cioè armi di matematiche di distruzione di massa, in cui l'autrice, che è una matematica, mostra come l'intelligenza artificiale, il machine learning, crea delle classi sociali dalle quali non è possibile uscire. E da diversi esempi, uno dei quali è l'esempio del clopening, cioè closing e opening, dove una persona viene messa per migliorare l'efficienza a chiudere una catena di un negozio come Starbucks e riaprirla, e la stessa persona la chiude a mezzanotte e la riapre alle 3 di mattina, facendo questo ha meno energia per la propria famiglia e si è scoperto statisticamente che i figli di queste persone tendono a fare clopening, quindi sono stratificate socialmente. Quindi ci sono degli impatti notevoli dal punto di vista della società. E ovviamente degli impatti notevoli dal punto di vista dell'educazione e della ricerca. Io, sebbene sia un'università molto importante, con delle risorse non trascurabili, diciamo, noi non abbiamo minimamente le stesse risorse di Google, quindi c'è un problema di inclusività della ricerca. La ricerca non è fatta nello stesso modo da tutti, perché Google ha, o altre società, diciamo, hanno accesso a una quantità di dati, a una quantità di potere di calcolo che è sproporzionata rispetto a qualsiasi altro individuo. Per cui, diciamo, questo rende non inclusivo anche la ricerca. Quindi io sono obbligato come professore a cercare delle nicchie, diciamo, di ricerca che siano sostenibili nell'ambito delle mie risorse. Quindi, diciamo, globalmente quello che il mio messaggio è questo: ritengo che sia importante far riconoscere le macchine come una nuova specie con le quali dobbiamo fare il confronto, cioè ci dobbiamo confrontare. Non è un problema di avere paura della macchina oppure essere positivisti e integrarla in tutto quello che facciamo perché potrà fare tutto, è essere critici e avere una specie di pensiero critico rispetto alla tecnologia e educare rispetto a questo pensiero. Secondo me è importante però riconoscere che la macchina farà parte del nostro futuro in un modo o in un altro, e dobbiamo in qualche modo conservare un'integrità etica e cercare di capire come relazionarci con questo tipo di fenomeno. Dal punto di vista dell'educazione, io ritengo, qui sto leggendo le mie conclusioni, diciamo, che i valori, come i valori di sostenibilità e di inclusività, vanno inclusi in un curriculum accademico, quindi vanno inclusi con delle materie. E nei miei slide avevo degli esempi di istituti come per esempio l'IRCAM stesso, di cui ho parlato, o l'MIT Media Lab, che insegnano delle materie, per esempio ce n'è una che è Poetic Justice for Climate Crisis o Affective Computing and Ethics, dove si insegna l'etica e il computing allo stesso tempo. Quindi, diciamo, c'è una forma di integrità dell'apprendimento. Rimane la domanda: cosa possono fare le università o i conservatori? Io, diciamo, ho un passato di insegnante conservatorio in Italia di molti anni. Che cosa possono fare rispetto a questo tipo di problema? La tecnologia come cambia? Per esempio, adesso chiudo concentrandomi un po' su un aspetto più musicale. In conservatorio la tecnologia non può essere trascurata, ma qual è l'impatto della tecnologia sull'apprendimento musicale? Ci sono varie forme, diciamo, e sicuramente il conservatorio è una scuola abbastanza lenta da questo punto di vista. Io ho insegnato musica elettronica, insegno musica elettronica in conservatorio, e diciamo è effettivamente uno dei pochi casi dove c'è un po' di educazione alla tecnologia, a un pensiero critico. Molte altre volte, diciamo, lo studente ne passa proprio di fianco. Quindi in qualche modo quello concludo dicendo che secondo me è importante riconoscere l'importanza dell'intelligenza artificiale come una nuova specie e relazionarci con questa entità in maniera critica, diciamo, e includere nei curriculum accademici dei valori come la sostenibilità e l'inclusività. Grazie professore, grazie per il suo contributo, grazie per la sua testimonianza.
E allora adesso c'è un altro collegamento, abbiamo collegato con noi, appena lo vedo, se la regia mi aiuta, Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, dovrebbe essere collegato con noi. Lei ci sente? Io mi sento. No, sistemiamo magari un attimo l'audio. Riusciamo a perfezionare un po' il collegamento? Eccola, la vedo. Eccomi, mi sentite? Adesso sì, perfetto. Perfetto. Non vi posso intimidire a distanza sui tempi, però no, ma... confido nella sua. Non si preoccupi, non si preoccupi. Grazie. Ho capito che siamo stretti con i tempi, quindi non farò vedere le slide che avevo preparato, però intanto lasciatemi ringraziare gli amici di Stats per questo convegno molto interessante. Allora, Fondazione Agnelli, per chi non ci conosce, è un istituto di ricerca dedicato ai temi dell'istruzione essenzialmente. Noi, come tutti del resto, ci stiamo interrogando appunto sull'impatto dell'intelligenza artificiale sulla scuola, stiamo lavorando a un rapporto con altri enti di ricerca come l'OCSE. Quindi oggi volevo un pochino, avrei voluto con le slide, ma ve lo dico a voce, anticipare un pochino quali sono gli aspetti che stiamo osservando. Essenzialmente due. Il primo è come l'intelligenza artificiale cambia, sta cambiando sostanzialmente il modo di lavorare, e abbiamo sentito una serie di esempi anche prima, e quindi quali sono le competenze che il sistema di istruzione, a partire dalla scuola, deve aiutare a sviluppare in futuro per i giovani. E il secondo aspetto invece, in che misura l'intelligenza artificiale può essere uno strumento didattico, cioè può aiutare i docenti come voi a fare la propria attività didattica nel modo migliore, e non solo didattica, nel modo migliore possibile. Quindi sul primo fronte quello che dobbiamo, da cui dobbiamo partire, è che in realtà ci sono due fasi dell'intelligenza artificiale, un po' emersa anche nelle discussioni precedenti. C'è una fase che più o meno è andata avanti fino al 2022, che è la fase basata sul machine learning, deep learning, la rete neurale, eccetera, che è sostanzialmente per cui l'intelligenza artificiale non è, come tanto si pensa, il tentativo di riprodurre il cervello umano, è essenzialmente un algoritmo potentissimo di apprendimento, quindi un algoritmo che permette di assimilare tutto lo scibile in una determinata materia, che è molto diverso da come funziona per esempio il cervello umano. Noi sostanzialmente traiamo conclusioni basandoci su poche informazioni, mentre l'intelligenza artificiale ha bisogno di tantissimi dati, tantissime informazioni per lavorare. L'esempio classico è il riconoscimento visivo. Se io vedo Elvira per strada la riconosco immediatamente, l'intelligenza artificiale ha bisogno sostanzialmente di scannare pixel per pixel il viso e confrontarlo col database e capire di chi si tratta, chi è la persona. Quindi capite, c'è una profonda differenza, c'è anche una complementarietà, se volete, fra lavoro umano e lavoro di intelligenza artificiale. Io sono un economista di formazione, questo è stato studiato a lungo dagli economisti, l'impatto che ha per esempio sul mercato del lavoro. Quello che è emerso con chiarezza è che l'insieme dell'automazione, quindi dei robot e dell'intelligenza artificiale, hanno eliminato di fatto tutta una serie di lavori intermedi, un po' a U. Quindi sono scomparsi una serie di lavori, se pensate lavori di tipo amministrativo, segretariale. Un tempo, quando io cominciavo a lavorare, tutti gli uffici erano dotati di segretarie che scrivevano, battevano a macchina dei testi. Oggi sono tutte cose che ovviamente facciamo noi, ci pigliamo gli appuntamenti, scriviamo direttamente al computer, facciamo le call come stiamo facendo. Si sono mantenuti invece i lavori agli estremi, quelli con elevate competenze, compresi gli insegnanti, gli ingegneri, i musicisti, eccetera, oppure con competenze inferiori, quindi diciamo ad esempio i lavori di cura, le badanti, è l'esempio classico. Questa è la prima fase, diciamo, dell'impatto dell'intelligenza artificiale fino, diciamo, al 2022. Ormai siamo però entrati nella seconda fase, dove l'intelligenza artificiale non si limita a classificare e a fare predizioni sulla base delle
tantissime informazioni che riesce a macinare, ma diciamo, pensate a ChatGPT, a Bard, a Copilot, eccetera, eccetera, crea dei nuovi contenuti che non sono necessariamente video, testi, poesie, eccetera, ma possono essere anche sequenze di proteine, si sta usando moltissimo in campo biomedico, pezzi di programmazione, quindi pezzi di coding, eccetera, eccetera. Quindi questo è sicuramente un salto quantico. Su questo chiaramente sappiamo ancora poco. Le prime indagini ci dicono che almeno l'80% dei lavoratori, almeno negli Stati Uniti, sarà esposto per una componente delle proprie mansioni, intorno al 10%, agli effetti della nuova intelligenza artificiale, però soprattutto ci sarà una parte, ad esempio i programmatori, che sarà esposta per più del 50% dei propri contenuti lavoristici. Quindi è da capire ancora sostanzialmente quale sarà l'impatto. Però io e molti economisti che studiano queste cose siamo ottimisti, cioè diciamo, guardate che però contemporaneamente si sta osservando che l'intelligenza artificiale permette di fare molto meglio il lavoro che facciamo abitualmente, cioè un aumento della produttività che è al minimo del 15%, ma che può salire anche facilmente al 50%, quindi non è detto che l'effetto complessivo dell'intelligenza artificiale sia negativo per il lavoro umano, anzi, ci sono ottime ragioni, la storia ce lo insegna, di pensare che le cose siano destinate a migliorare, avremo retribuzioni più elevate, più tempo libero a disposizione, più capacità di fare le cose. Quindi è un fenomeno che è importante cavalcare. Quali sono le competenze sostanzialmente che quindi diciamo una scuola del futuro deve avere per aiutare, accompagnare le persone nel mondo della nuova fase dell'intelligenza artificiale? Una è stata raccontata benissimo da Cella prima di me, è la creatività. In futuro probabilmente l'intelligenza artificiale produrrà diciamo prodotti, canzoni, musica, poesie, quindi forme di creatività. Attualmente ancora però la creatività delle macchine non è paragonabile a quella di noi umani. Quindi sicuramente lo sviluppo difficilissimo, molto difficile in pratica, lo sappiamo, di forme di creatività è importante. Analogamente un altro aspetto assolutamente importante è quello della socialità. Sostanzialmente una caratteristica umana che viene premiata anche sul mondo del lavoro è la capacità e l'intelligenza sociale delle persone, e questa è una cosa che va sviluppata. La terza cosa, che è una caratteristica del nostro cervello, è la capacità di prendere decisioni sulla base di pochissime informazioni. Noi non dobbiamo appunto scannare grandi banche dati, come fa l'intelligenza, come fanno gli algoritmi, per prendere decisioni. Il nostro cervello è abituato a generalizzare sulla base di pochi elementi. Capite, creatività, socializzazione, capacità di prendere decisioni in situazioni di incertezza non sono proprio le cose che tipicamente vengono sviluppate nella nostra scuola. No? Quindi, come diceva anche il professore prima, è inutile insistere, per esempio, su apprendimenti mnemonici, eccetera. Queste cose un giorno o in futuro saranno superate. Bisogna imparare a lavorare superando, come dire, anche un po' i confini delle singole materie, dei singoli temi, perché quella è una caratteristica su cui l'intelligenza artificiale è ancora molto lontana dalla capacità prestazionale del cervello umano. Questo per quel che riguarda le competenze. Quali sono gli strumenti che possono aiutare l'attività quotidiana dei docenti? Se avviamo la conclusione, molte cose sono emerse, per esempio l'aiuto dal punto di vista amministrativo, sicuramente la capacità di tutoraggio. Io ho alcuni esempi di strumenti, ma casomai chi vuole potrà mettere a disposizione le slide. Sicuramente la capacità di formazione, cose tipo il selfie per i docenti dell'Unione Europea, aiuta a definire i docenti a autoformarsi. Però attenzione, noi avevamo lavorato molto tempo fa sui primi esempi di intelligenza artificiale che permette appunto al grande vantaggio di personalizzare l'attività didattica, come diceva anche il ministro, cioè sostanzialmente invece che dare gli stessi compiti a tutti, io per esempio do i compiti di matematica differenziati secondo il tipo di difficoltà che ha ciascuno studente. L'avevamo fatto per l'apprendimento della lingua inglese, la pronuncia della lingua inglese, creando insieme a una startup
Repeat, che era uno, appunto una piattaforma che mi aiutava a migliorare la pronuncia della lingua inglese, come sapete è uno dei temi difficili della nostra scuola, non avendo insegnanti di madrelingua. La cosa, devo dire, ha avuto grande successo per chi l'ha sperimentato. In generale c'è stato un rifiuto del mondo degli insegnanti di lingua, in questo caso del mondo della scuola, a utilizzarlo, e quindi alla fine l'abbiamo dovuto abbandonare. Questa è una storia di cautela che vi lascio, cioè l'intelligenza artificiale è uno strumento favoloso, di grandi potenziali, però bisogna superare, come tutte le innovazioni tecnologiche, una resistenza sociale al cambiamento, perché oggi come oggi pensare semplicemente di mettere a disposizione l'intelligenza artificiale e che la scuola l'adotti automaticamente è velleitario. Le scuole e gli insegnanti devono essere accompagnati a vedere qual è la funzione, l'uso e il vantaggio dell'intelligenza artificiale. Grazie. Grazie, grazie per il suo intervento. Grazie per il suo intervento. C'è una variazione di scaletta? Ah, la dottoressa Palumbo deve andare via, allora io inverto un attimo la scaletta e chiamo in presenza il capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Grazie. Raccomando anche a lei purtroppo la sintesi, perché se no veramente non ne usciamo vivi. La ringrazio. Tanto sarò qui tipo Condor. Allora, grazie davvero allo SNALS e Elvira per aver organizzato questo momento. È molto importante. Sono state dette molte cose, tra l'altro sono contenta di non intervenire alla fine, così non c'è neanche la parvenza di dover trarre delle conclusioni che sono assolutamente difficilissime. Allora, io volevo dire alcune cose, e in questo mi ha un po' aperto la strada sia Cristina Grieco che il professor Cella, che parlava prima da Berkeley, e sul concetto dell'educazione civica digitale, che credo sia la questione davvero centrale e fondamentale per le istituzioni scolastiche. Ovviamente io parlo sul fronte proprio scuola, quindi attività che in qualche modo riguardano lo sviluppo degli apprendimenti e delle conoscenze dei nostri studenti. Allora, è vero, noi dobbiamo lavorare e intervenire soprattutto sulla dimensione micro, quindi la classe, i singoli studenti, e meso, quindi la scuola, ma siamo anche coscienti che tutto ciò che si fa per favorire la transizione digitale e acquisire gli strumenti e le competenze per agire questa transizione digitale agiranno poi anche sul macro, cioè sul sistema paese. E da questo punto di vista, quello che diceva il referente dell'Istat era molto molto significativo sul gap che ancora abbiamo e che è molto drammatico soprattutto nelle professioni del digitale. E quindi credo che l'importante sia proprio rilanciare fortemente quello che è il curriculum dell'educazione civica digitale. Il ministro prima accennava al fatto che sono in uscita le linee guida, quelle a sistema definitive dell'educazione civica, appunto, no? Nell'ambito di queste, voi sapete i famosi tre pilastri che riguardano appunto lo studio della Costituzione, delle nostre istituzioni, dall'altro lato l'Agenda 2030. Il terzo pilastro è proprio costituito dalla educazione civica digitale, e devo dire che la legge del 2019 da questo punto di vista è molto ben fatta nel descrivere proprio quali sono un po' i contenuti e gli obiettivi che le scuole devono seguire proprio per definire sostanzialmente un curriculum di educazione civica digitale, per curare questo, curare non nel senso della cura sanitaria, ma della cura educativa nelle nostre istituzioni scolastiche. E credo che sia importante proprio l'enfasi sulla parola educazione, perché qui noi abbiamo due aspetti che vanno sicuramente
coltivati nelle scuole e nei nostri studenti. Da un lato l'acquisizione di competenze digitali intese in senso più strettamente tecnico, quindi conoscere le potenzialità, gli strumenti, saperli usare correttamente. E dall'altro essere cittadini che possono esercitare in modo pieno le proprie prerogative di cittadinanza in un'era digitale. E da questo punto di vista credo veramente di aver capito bene che cosa voglia dire era digitale, proprio da una cosa molto importante, la conclusione che, se vogliamo, è un po' sconvolgente, che ha tratto il professor Cella. Cioè lui non ha detto siamo di fronte a una ulteriore rivoluzione tecnologica dove abbiamo tanti altri strumenti che dobbiamo ovviamente acquisire, ai quali ci dobbiamo adeguare, l'economia, la società, l'etica, eccetera. Ma qui abbiamo una nuova specie, ha parlato di specie. Specie. Ok, quindi l'idea, diciamo, che siamo veramente ad uno snodo, diciamo, anche della nostra civiltà, credo che sia abbastanza evidente. E se, diciamo, questo complesso di tecnologie che stanno nell'intelligenza artificiale, nel machine learning, possono addirittura configurare una sorta di specie con la quale abbiamo a confrontarci. Ecco che quindi, diciamo, i nostri studenti non solo devono acquisire progressivamente la conoscenza e la competenza nelle tecnologie del digitale, nell'ICT, eccetera, ma devono in realtà anche imparare a vivere nell'era digitale, a vivere, a lavorare, a divertirsi, a confrontarsi, a crescere proprio nell'era digitale come cittadini. Ecco perché è il senso della parola educazione, che non vuol dire guardare solo dare ai ragazzi una serie di caveat, di informazioni sui pericoli. Secondo me bisogna porre molto l'accento su quelle che sono gli aspetti abilitanti in termini di potenzialità e di competenze che le tecnologie digitali e, diciamo, il machine learning e l'intelligenza artificiale ci portano. Ci avviamo alla conclusione, sì, grazie. Certo. E l'altro aspetto importantissimo, ovviamente, di cui pure la scuola si deve occupare, quindi da un lato la questione dell'educazione civica digitale, e da questo punto di vista devo dire l'Invalsi il prossimo anno uscirà proprio con una rilevazione sulle competenze digitali dei nostri studenti. Immaginate, l'Invalsi cosa fa? Indaga le competenze di base degli studenti, quindi introdurre accanto a matematica, inglese e italiano anche una indagine sulle competenze digitali vuol dire che queste sono competenze di base, praticamente è questo il ragionamento, no? La filosofia di fondo che ci sta. E credo che anche noi, sulla base del DigiComp 2, che ormai è un framework molto chiaro e molto ben fatto dell'Unione Europea, quindi non ci dobbiamo inventare niente di nuovo, credo che sia ora che il Ministero, noi, quindi un compito che ci dobbiamo dare noi, andiamo veramente a definire un curriculum nazionale in modo leggero delle competenze digitali per ordine e grado di scuola, in modo da consegnarlo alle scuole che poi lo definiscono come curriculum dell'istituzione scolastica. L'altro compito, veramente sto finendo, importante ovviamente, che guarda, diciamo, la dimensione macro, poi anch'esso, insomma, assieme al consegnare dei cittadini attivi, pienamente calati in questo brodo digitale, nuova era digitale, e è anche l'attenzione alle professioni, sia quelle tradizionali, sia quelle ad alto tasso di tecnologia e di competenze digitali, perché da questo punto di vista, lo vedevamo dai dati dell'Istat, la situazione è veramente drammatica.
cioè i tecnici specializzati, laureati anche ovviamente, che occupano questa fascia di popolazione lavorativa nel nostro paese è netta, non solo è più anziana, ma è netta numericamente molto molto inferiore a quella di altri paesi. Quindi dobbiamo lavorare molto anche su questo. Il nostro contributo più immediato e diretto è stato lavorare su le aree e i profili professionali degli ITS, dove le, diciamo, i due aspetti della la transizione ecologica e soprattutto la transizione digitale sono stati tenuti in debita considerazione nella costruzione di tutti i profili in uscita. Inoltre nell'area dell'ICT abbiamo introdotto dei profili, delle figure nuove, altamente specializzate sia sull'aspetto del machine learning ma soprattutto della cyber security, dove diciamo i lavoratori, i professionisti esperti sono veramente una merce rarissima. Credo che questa operazione che abbiamo fatto sulla fascia del ITS dovrà col tempo anche contaminare i percorsi dell'istruzione secondaria, soprattutto quelli diciamo più vicini alle STEM e alle tecnologie, ma un po' tutti i percorsi della scuola secondaria. Grazie. Di secondo grado. Mi fermo qui. Grazie. Rimanga qui però, perché voglio chiamare anche la presidente Greco sul palco, perché la rappresentanza femminile così qualificata verrà omaggiata di almeno dei fiori. Ecco qua. Grazie. Vai. Eccole. Grazie, bellissimi. Fiora la presidente così. Ecco qua. Perfetto. Foto. Grazie, grazie e perdonatemi, sarò spietata sui tempi, più andiamo avanti più sarò spietata. Riprendiamo la scaletta da dove ci eravamo lasciati. È il momento di parlare con lo psicologo psicoterapeuta, quindi chiamo il presidente dell'Associazione Italiana Prevenzione al Cyberbullismo e al Sexting, Andrea Bilotto, adolescenti social tra rischi e opportunità. Grazie, grazie. Il palco è suo. Grazie. Chiedo. Ok. Allora, buongiorno a tutti, penso che magari diversi di voi mi conoscono, io mi occupo da diversi anni di tutto quello che sono i rischi virtuali, di dipendenza online, di cyberbullismo, mi aggancio un po' a quello che ha detto il Ministro e quindi parto da alcuni dati importanti. Sappiamo che Internet è diventato oggi lo strumento più utilizzato da parte degli adolescenti, ma pensate che in media i dati dicono a livello mondiale che ognuno di noi trascorre più di 6 ore al giorno su Internet. Se io vado a chiedere ai ragazzi, ogni giorno lavoro nelle scuole, un po' giro tutta l'Italia, loro mi dicono addirittura 8, 10, 12 ore anche al giorno. Voi immaginate quanto tempo i ragazzi dedicano oggi a Internet. E questo cosa comporta? Che noi oggi Internet in realtà lo utilizziamo per tante funzioni, no? Internet è utile perché possiamo fare ricerche, guardare video, mandare messaggi. Dall'altra parte però tutto è cambiato, no? Pensate che 30 anni fa fu mandato il primo SMS, quella che era stata una delle prime forme di comunicazione, oggi è soppiantata, no? Parliamo di intelligenza artificiale, parliamo di comunicazione che cambia, parliamo anche di ChatGPT, come mi hanno anticipato prima, sicuramente c'è un problema se andiamo a vedere nel mondo delle scuole, perché molti presidi giustamente dicono attenzione perché i ragazzi utilizzano molto bene la ChatGPT per fare i compiti. Quindi qui siamo davanti a un problema naturalmente grande, dove dobbiamo stare attenti anche a quello che educhiamo, no, ai nostri ragazzi. In realtà i dati dicono che la maggior parte dei ragazzi ha un cellulare. Io quando addirittura oggi vado in una scuola primaria non chiedo più se hanno il cellulare, perché l'unico bambino che magari in quinta primaria non ha il cellulare diventa viola e si vergogna. E c'è da dire che in qualche modo, certo, molti ragazzi utilizzano i social anche prima dell'età consentita. E cosa accade? Naturalmente un bambino oggi preferisce avere un cellulare, un tablet, un dispositivo a discapito di altri giocattoli, altri strumenti. E ecco, il ministro prima parlava addirittura, no, di tablet, ma pensate, bambini portati in un passeggino davanti a tablet. C'è un problema grande dall'alto, io lo dico tutti i giorni, perché se un bambino lo lascio delle ore, no, davanti a un dispositivo, anche un tablet, non lo sto educando. Questa è l'antieducazione, no? Un genitore, io propongo, e peccato che il ministro non c'è, la scuola per genitori. Secondo me un genitore, prima di fare genitore, deve imparare, no,
deve imparare che non si lascia un bambino davanti a un dispositivo. Per me è la base, ma dobbiamo davvero fare una scuola per genitori, perché altrimenti troveremo dei bambini che mi dicono: non è colpa nostra se siamo dipendenti, perché se un genitore a 2 mesi mi mette davanti un cellulare, io non posso diventare antidipendente, no? E se andiamo a vedere i dati, dicono che in media un adolescente trascorre 4 ore al giorno sui social, in un anno diventano addirittura 2 mesi. In una vita diventano 30 anni, no, dedicati ai social. E dall'altra parte, cosa comporta tutto questo? Noi vediamo ragazzi che sono più soli, depressi, vi potrei portare tanti dati, addirittura i centri che si occupano di dipendenza online oggi sono sempre più pieni, saturi di richieste, no? Ragazzi che vanno in ritiro sociale, che fanno fatica, perché quello strumento che dovrà servire in realtà per aiutarli a comunicare li sta portando all'anticomunicazione. Qualcuno lo deve dire, no? Perché loro non stanno comunicando, se stanno in 50 insieme non comunicano tra di loro. Dall'altra parte aumentano anche i ritardi del linguaggio e gli disturbi dell'attenzione. Lo vediamo anche dai dati che arrivano dalla neuropsichiatria infantile, che stanno registrando un forte aumento di casi e anche di certificazioni che noi vediamo ogni giorno. Dall'altra parte, il confronto che hanno sui social, il confronto che porta a tanti casi di ragazzi che iniziano ad avere diverse problematiche. Ecco, io mi occupo tanto ultimamente di disturbi del comportamento alimentare, i dati anche qui sono abbastanza preoccupanti, perché ci dicono che l'età scende a 11 anni e inizia già perché? A causa anche dei social, per via di modelli raggiungibili. Pensate a ragazze che magari vedono online la virtual influencer, una ragazza che sembra perfetta ma non è reale. Molti profili che noi troviamo sui social non sono reali. E dall'altra parte si parla di challenge, sfide, no? Sui social, se voi parlate con gli adolescenti, vi diranno ci sono delle sfide che continuamente si diffondono. Sfide legate all'immagine, vedete quella in alto a destra è la sfida del foglio A4, che richiede di arrivare ad avere un fisico così sottile, pensate come quello di un foglio A4. Qualcosa di impossibile, verrebbe da dire, ma immaginate quello che oggi avviene, purtroppo, sui social. Dall'altra parte abbiamo adolescenti che hanno delle fragilità. Prima difficoltà, prendere decisioni. Chi si occupa di orientamento oggi sa quanto è difficile aiutare i ragazzi nel percorso di scelta. Ecco, io davvero ringrazio il Ministro che sta cercando di portare l'orientamento per tutto l'arco di vita, no? Perché l'orientamento non si può fare solo in terza media e in quinta superiore. L'orientamento deve essere fatto durante l'arco scolastico. Io sono cresciuto in Australia, noi a 5-6 anni già ci portavano nelle aziende a vedere le professioni. Ecco, noi dobbiamo aiutare i ragazzi a vedere le professioni, a vedere il mondo del lavoro in modo pratico, no? Quindi aiutarli a prendere decisioni. Quest'anno, la prima volta, tanti ragazzi in terza media mi hanno detto non so quale scuola fare, lascio il fato, lascio il computer e scegliere per me la scuola. E questa è una cosa davvero triste, no? Difficoltà ad affrontare i problemi. E qui ritorniamo sul tema anche genitoriale, perché c'è un problema, il genitore cosa fa? Tende a dire ti cambio la classe, ti cambio la scuola. In terapia una mamma che ha il figlio di 11 anni, ha cambiato 5 scuole e mi ha detto l'ultimo colloquio, forse la prima scuola era quella giusta. Allora, il problema non è la scuola, no? E lo dico continuamente ai genitori, il problema non è la scuola, il problema è come il genitore si apporta alla scuola. Quindi dobbiamo davvero difendere la scuola da tutto questo, perché in qualche modo io davvero ogni giorno vedo genitori con l'avvocato, genitori che sono arrabbiati. Io che sono uno psicologo che vado a scuola per cercare di aiutare, vengo continuamente anch'io bersagliato da questi genitori, come dire, frustrati, arrabbiati, ce l'hanno con il mondo, no? E con chi se la prendono? Con la scuola, che non c'entra niente, perché la scuola è la base, il futuro dei nostri ragazzi. Se non si investe sulla scuola siamo davvero, no, davvero in grande difficoltà. Solitudine dei genitori, che spesso entrambi lavorano, c'è da dire che il contesto oggi cambia. Genitori, insegnanti, io dico che oggi fare insegnante è il lavoro più difficile, vi faranno santi tra di voi chi è insegnante, perché tenere 30 ragazzi, pensare di portare avanti un programma e in qualche modo anche pensare ai loro bisogni è davvero difficile.
ma genitori e insegnanti hanno molti competitor, che sono quelli che i ragazzi purtroppo in quelle 8-10 ore al giorno vedono e influenzano, manipolano anche il loro pensiero. Parliamo di influencer, youtuber, gamer. Addirittura quei ragazzi mi dicono: sai, sì, tu mi puoi spiegare questa cosa, però io ho visto il gamer di turno, lo youtuber, che mi dice che funziona così. Addirittura nell'orientamento sessuale. Mi arrivano delle ragazzine di 11 anni che mi dicono: ho questo orientamento all'improvviso da 11 a 11 anni perché l'ho visto su TikTok, no? E io dico: ma sei sicura? Sì, addirittura voglio fare il cambio di sesso a 11 anni. E voi immaginate quello che sta accadendo. Loro sui social vedono di tutto. C'è un bombardamento di informazione e questo bombardamento di informazioni porta a un calo di attenzione ai ragazzi, che loro vedono questi video di 30 secondi, quindi voi immaginate la loro attenzione sempre più, no, che cala. Dall'altra parte però vengono anche influenzati da tutti questi personaggi. Dicevo, adolescenti che cambiano, fragilità, noia e vergogna sono due temi importanti. Io do sempre un esercizio, anche a scuola si può fare, 10 minuti, 20 minuti dove si possono anche annoiare, pensare alla solitudine, a riflettere, perché la loro paura grande è proprio la noia. E loro quando si annoiano cosa fanno? Prendono il cellulare ed ecco che la noia svanisce. Un bambino l'altro giorno mi ha detto: io ho la fobia della solitudine. Dottore, come la tolgo? No? E io ho detto: mamma mia, la fobia della solitudine, un bambino di 9 anni. C'è un grande tema dietro, no? La vergogna, il fatto che sono molto sensibili, creativi. E dall'altra parte cambiano le generazioni. I sociologi ci dicono che le generazioni sono cambiate. Oggi parliamo di una nuova generazione, che è la generazione alfa, che è quella che durerà di più, 44 anni, e che è molto diversa dalle generazioni passate. Addirittura la generazione Z mi dice: non riesco a comunicare con 2013, perché c'è proprio una difficoltà anche a comunicare tra di loro. E poi abbiamo delle problematiche, no? Io mi occupo soprattutto di cyberbullismo e sexting. Il sexting, che sicuramente qualcuno dice da adulti può andare bene, no? C'è chi dice nella coppia incentiva o altro. Immaginate un adolescente, 11-12 anni, davanti a tutto questo. Un bambino di 10 anni, se non ha dei filtri, può vedere qualunque cosa. Un bambino di 10 anni può vedere materiale pornografico, può inviare foto, materiale pedopornografico. La pedopornografia è un grande problema. Noi, se andiamo a vedere nelle chat WhatsApp, addirittura in quinta primaria, in prima media, vediamo che c'è di tutto, no? Di materiale. Quindi loro condividono, a volte non si rendono conto anche delle conseguenze, non solo per loro, naturalmente anche per i genitori. E poi c'è il rischio dell'adescamento online, adescamento che oggi avviene molto anche sui social. Ecco, il problema grande, dicevo, e ritorno sul tema dei genitori, pensate, in Italia solo il 13,5% dei genitori utilizza programmi di controllo parentale. Questo è il tema grande, io combatto per due cose. Uno, cercare di insegnare ai genitori a monitorare e fare da filtro ai figli, perché io porto l'idea del patentino digitale nelle scuole. Devo educare i bambini a utilizzare internet prima di tutto. Internet, questo grande mondo, una volta c'era la patente CDL, non so, è sparita, ma questo perché se il ragazzo non sa, addirittura in quinta superiore, farmi un curriculum con Word e Office, noi siamo davanti a un grande problema. È inutile che imparano a fare foto, video, altro, se poi manca la base, no, dell'utilizzo corretto. Insegnare a capire che ci sono dei rischi, dare dei filtri, utilizzare programmi di controllo parentale è fondamentale, spiegare ai genitori che c'è la colpa in educando e la colpa in vigilando. Ultimo aspetto, poi lascio la parola perché il tempo so che è stretto. L'ultimo aspetto è quello che diceva il ministro: vietare i cellulari a scuola. Io concordo davvero tanto, perché io ogni giorno entro nelle scuole e vi dico che è davvero difficile. L'altro giorno ero a Mirandola, una scuola, 100 ragazzi, c'era la Polizia di Stato, un avvocato penalista famoso, personaggi importanti, 100 ragazzi col cellulare che giocavano a Brawl Stars. Tra di loro giocavano. Voi immaginate come si può fare lezione con 100 ragazzi che mentre io spiego loro fanno altro, no? Se non c'è dall'alto e non c'è anche nella scuola qualcosa che ci tutela, siamo davvero alla fine, no? Quando mi ha colpito il dirigente, no, che diceva, il ministro che diceva alla docente che non riusciva a togliere il cellulare. Allora dobbiamo pensare che in ogni scuola dobbiamo rispettare quello che viene detto dal ministro. Se ci dicono vietiamo il cellulare a scuola,
è per il loro bene. Io ho paura che questi ragazzi siano sempre più dipendenti e che creiamo una società di dipendenti online, e mi preoccupa davvero tanto. Io vi ringrazio. Grazie. Grazie anche per essere stato così preciso e conciso. Grazie veramente. Allora, è il momento di ascoltare i dirigenti scolastici, capire anche con loro le criticità. Apriamo quindi la prima sezione, formazione del personale scolastico, l'impegno del MIM e il lavoro delle istituzioni scolastiche, didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale. Collegato con noi dovrebbe esserci già, eccolo, lo vedo, il dirigente scolastico, il professor Stefano Stefanel, liceo scientifico Marinelli di Udine, l'evoluzione digitale a scuola e la progettazione curricolare. Allora, io le do la parola, consapevole del fatto che lei mi aiuterà molto nei tempi. Grazie. Non la sento. Deve accendere l'audio, grazie. Ho acceso io l'audio. Ecco, adesso la sento. Ecco, va bene, ringrazio lo SNAS per avermi coinvolto, sarò telegrafico. Io dirigo due scuole, uno è un liceo scientifico che è anche polo formativo per l'innovazione digitale e un comprensivo. I soldi che il Ministero ci ha dato, io penso siano un dato importante da cui partire. Il mio liceo in questo momento, essendo anche polo formativo, maneggia ha ricevuto 1.248.960 euro. L'istituto comprensivo, che è molto più piccolo, 254.219.000 euro. Allora, non è pensabile che questa massa di soldi arrivi nelle nostre scuole e non abbia delle modalità di utilizzo che vadano a scardinare quello che è il vecchio sistema dell'istruzione. È impensabile che questa somma di denaro arrivi e in due anni debba essere spesa senza avere una modifica della struttura operativa. Quindi io ritengo che il Ministero dovrebbe occuparsi proprio di una ridefinizione dei quadri orari, collegandoli anche a queste possibilità che tutta questa innovazione digitale ci dà, a una ridefinizione delle competenze dei docenti e soprattutto a una ridefinizione delle competenze delle segreterie che devono spendere in maniera corretta questa massa enorme di denaro. Ripeto, nel Marinelli 1.248.960 euro. Per far questo io ritengo ci debbano essere dei tempi più distesi. La criticità è il tempo, non si può sommare tutte le cose una sopra l'altra, perché gli studenti sono sempre quelli, i quadri orari sono sempre quelli, le competenze, diciamo così, richieste sono sempre quelle. Quindi io ritengo che su questa transizione digitale, collegata anche all'intervento dell'intelligenza artificiale, bisogna fare un ragionamento un pochino più disteso. Mi riallaccio a quello che ha detto l'ultimo interlocutore, ma a quello che ha detto anche il Ministro, e cioè vietare i cellulari in classe. Non si può collegare una transizione digitale a una repressione del digitale, questo ve lo dico senza nessun problema. Quindi bisogna lavorare sul piano educativo, sul coinvolgimento degli studenti attraverso il BIOD, ma pensare di attivare, io ho 1.500 studenti in una scuola, 800 nell'altra, pensare di applicare strutture di controllo per oltre 2.000 studenti ogni giorno, io ritengo che non ci sia nessuno in grado di farlo. E, ultimo punto, perché veramente intendo rispettare i tre minuti, perché poi le persone sono stanche e gli argomenti toccati sono tantissimi. Non credo si possa continuare a mantenere una struttura ordinamentale, tra virgolette, vecchia, cioè legata alla carta, legata al pre-digitale, con questa invasione di richieste digitali. La performance dello Stato è di formare 680.000 docenti nell'ambito del PNRR, noi siamo un polo formativo che lavoriamo per questo, ma ci sono delle difficoltà perché ci sono tanti docenti che sono molto desiderosi di migliorare, di apprendere e di cambiare, e ci sono tanti docenti che dovrebbero tornare indietro. Quindi è una battaglia su cui io mi sento di dire è molto interessante da combattere, condivido quanto è stato detto da gran parte degli interlocutori, ma ci vuole più tempo di quello che è stato messo a disposizione. Non è una transizione che la scuola possa realizzare in un anno e due mesi. E io ho concluso. Grazie. Grazie, grazie. Allora, grazie, passiamo a un'altra testimonianza. È il momento di chiamare il professor Fabrizio Bisciaio, che è nell'Istituto Superiore Leonardo da Vinci di Umbertide, per parlare di transizione digitale tra opportunità e criticità. Se è collegato con noi. Sì, buongiorno, ringrazio. Mi sentite? Sentirla la sento, adesso la vedo anche. Grazie mille. Bene.
Dicevo buongiorno, grazie, ringrazio lo SNALS per la possibilità di fare questo piccolo intervento, un intervento che viene dal basso, cioè da, come il mio collega Stefano Stefanelli, da persone che stanno in prima linea quotidianamente. E io ho partecipato da non molto a un convegno che aveva un titolo abbastanza disfattista, se mi passate il termine, cioè il PNRR, come trasformare un'enorme opportunità in un grosso problema. Ecco, io non sono di questo avviso, non posso esserlo come ruolo e non lo sono come carattere, però c'è da dire che effettivamente ci sono molte criticità, criticità che sono state in parte evidenziate anche dal collega che mi ha preceduto. Abbiamo di fronte dei target molto ambiziosi, target che sappiamo benissimo non sono target che vengono dal nostro ministero, ma che a loro volta questi target sono stati poi imposti dall'Unione Europea, ma sono target veramente ambiziosi. Abbiamo bisogno, come ha detto il mio collega, di più tempo, di tempi più distesi, perché la scuola non è che non vuole fare, la scuola ha sempre fatto e sempre farà. E abbiamo io ho la fortuna di avere anche un gruppo molto affiatato di docenti che si sta prodigando per portare a termine questi progetti, tra cui anche quello di cui stiamo parlando ora sulla transizione digitale, ma è uno dei tanti, perché anch'io ho le stesse cifre che il collega ha detto da gestire, parlo di cifre dal punto di vista di intervento finanziario, le stesse segreterie stanno implodendo perché sono subissate da questi impegni che sono molto spesso ravvicinati e perentori, con una burocratizzazione che sta diventando ossessiva, cioè con una sorta di controllo che ci viene fatto dall'unità di missione sia in fase di monitoraggio ma anche e soprattutto in fase di rendicontazione. Molte volte in questa fase siamo di fronte a delle disposizioni non sempre chiare, a volte contraddittorie, e non è così infrequente che quello che ci viene chiesto in fase di rendicontazione non era poi previsto in fase di progettazione. Di fronte a tutto ciò abbiamo un corpo docente quasi stremato, un corpo docente che deve partecipare a questi corsi di formazione che molte volte sono ripetizioni di corsi che già sono stati presentati nel recente passato, o ci sono molte scuole che hanno la medesima offerta formativa, e come dirigenza sapete bene che noi non possiamo costringere il personale scolastico, in particolare i docenti, a formarsi, e con la recente tornata contrattuale che entrerà in vigore a gennaio di quest'anno, aver messo la formazione nel computo delle 80 ore dei impegni extracurricolari sicuramente non aiuta, sicuramente questo non aiuta. Ma di fronte a questo sicuramente abbiamo anche questi punti di debolezza, ma abbiamo anche numerosi punti di forza. Sicuramente tra un po' di tempo avremo a disposizione delle scuole altamente innovative con un miglioramento nei processi organizzativi, ma soprattutto un impatto molto importante dal punto di vista della didattica, dando così la possibilità al nostro corpo docente e anche ai assistenti amministrativi e tecnici di formarsi per essere in grado di affrontare quelle che sono le sfide del futuro. La società ormai va molto molto di corsa e non è proprio possibile non formarsi, e per questo io ho preparato nella slide, ma che come ho detto non faccio vedere per questioni di tempo, quindi sto facendo un'estrema sintesi. Proprio per questo io direi che una cosa importante per poter cristallizzare e dare un seguito ai risultati raggiunti con il PNRR sarebbe quello di far sì che la formazione del personale, soprattutto il personale docente, sia una formazione continua, una formazione che non deve essere legata ai progetti, né tantomeno legata al singolo, alla libera scelta o la buona volontà del singolo, o quando va bene a una decisione collegiale presa in seno al collegio docenti. E un'altra cosa che vorrei dire, e qui concludo,
Stiamo di fronte a volte a degli assurdi, cioè al fatto che, essendo le somme che ci danno estremamente vincolate e con norme estremamente cogenti e vincolanti, siamo costretti a utilizzare quelle risorse nell'ambito del progetto, anche quando quelle risorse potrebbero essere impiegate in maniera molto più proficua in altri ambienti, in altri settori. Per la progettualità della scuola abbiamo ad esempio progetti inclusivi, progetti che riguardano la valorizzazione delle eccellenze. Tutto questo, se fosse possibile avere a disposizione il surplus, cioè quanto non viene impiegato per la spesa di questi e per la progettazione, per la realizzazione di questi progetti, potesse essere lasciato alle scuole in loro libera disponibilità, penso che ci sarebbe una grande, ancora più grande opportunità dataci per poter crescere e soprattutto per poter far crescere i nostri giovani. Vi ringrazio. Grazie per la vostra testimonianza. Apriamo la seconda sezione, transizione digitale, formazione e mondo del lavoro. Allora chiamerei subito per il suo intervento il CEO e founder di Roboze, Alessio Lorusso, per parlare del nuovo rinascimento produttivo italiano, prepararsi al domani. Questo è il titolo del suo intervento, gli lascio il podio, benvenuto. Buongiorno a tutti, sarò estremamente sintetico, la sintesi è una delle mie poche qualità. Allora, mi chiamo Alessio Lorusso, sono il fondatore e amministratore delegato di Roboze S.p.A. Roboze S.p.A. oggi è il maggiore produttore italiano di stampanti 3D. La nostra azienda nasce a Bari, nasce quindi in Italia, e negli ultimi anni si è espansa molto nel territorio americano. Tutto quello che concerne lo sviluppo tecnologico, la scienza dei materiali, l'ingegneria e tutto quello che è la progettazione della nostra tecnologia avviene assolutamente a Bari. Oggi la nostra tecnologia di stampa 3D viene utilizzata da alcune delle più grandi aziende manifatturiere del mondo: General Electric, Siemens, Red Bull Formula 1, l'esercito americano, la NASA, l'Agenzia Spaziale Europea. Tantissime di queste istituzioni usano tecnologia di stampa 3D italiana per andare a produrre componenti che viaggiano in treni ad alta velocità, vanno nello spazio con satelliti o corrono i gran premi di Formula 1. Perché vi sto dicendo questo? Perché la nostra tecnologia è sviluppata completamente oggi in Italia e noi di questo ne siamo particolarmente orgogliosi. Ma siamo anche assolutamente consci del fatto che per continuare a primeggiare a livello internazionale abbiamo sempre più bisogno di formare competenze STEM ingegneristiche sulla scienza dei materiali, sulla chimica e anche interpolando con tutte quelle che sono le competenze necessarie ad adottare in modo corretto l'intelligenza artificiale. Nel passato e ancora oggi siamo molto concentrati nel riportare a casa tantissimi ricercatori e tantissimi talenti che avevano lasciato il nostro paese. Abbiamo proprio un tema di ricerca e di selezione nel nostro team HR che va a ricercare tutti quei professionisti e tutte quelle persone che sono dovuti, ahimè, purtroppo andar via per esprimersi al meglio all'estero, e quindi ne abbiamo riportati più di 25, lavoravano alla NASA, lavoravano al centro aerospaziale tedesco, al CERN di Ginevra, lavoravano, facevano il dottorato a Berkeley. Siamo riusciti a riportarli a casa. Questo però non è sufficiente, perché non riusciremo sempre a convincere italiani fenomenali a ritornare in Italia. Quindi che cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo deciso di mettere in piedi un programma di formazione nel nostro paese per cercare di far crescerli già qui questi talenti, per cercare di formare qui le competenze di cui noi come azienda avremo bisogno.
Noi, ma come tantissime altre aziende ingegneristiche che rappresentano l'eccellenza meccanica, meccatronica e ingegneristica di questo paese. E quindi da diversi mesi oramai, con il collega Andrea Tanzi che sta guidando questo progetto, stiamo collaborando con tanti istituti tecnici superiori, con tante scuole per la realizzazione di laboratori tecnici e scientifici dove investiamo tantissimo tempo con il nostro personale scientifico per preparare gli studenti, perché il miglior modo per garantire il lungo termine su tutto quello che riguarda le competenze e pertanto la competitività di noi come impresa, perché è strettamente correlato alla competitività di noi come impresa e a quello che poi possiamo noi creare nel mondo, le competenze delle persone che andiamo ad assumere. Pertanto da diversi mesi abbiamo iniziato a lavorare con tanti ITS in Italia sul mondo dell'aerospazio, nel mondo della logistica, nel mondo della meccatronica, e stiamo investendo nella creazione di laboratori dove il nostro personale scientifico va ad insegnare ai ragazzi quello che noi facciamo, va ad insegnare la scienza dei materiali, va ad insegnare la chimica computazionale che si appoggia poi all'intelligenza artificiale, va ad insegnare la meccatronica, il disegno meccanico 3D, va ad insegnare tutte quelle materie che rappresentano il backbone di questo paese, perché questo è un paese manifatturiero, è un paese che ha fatto la sua fortuna sull'ingegneria e sulla capacità di saper fare. Noi crediamo che la stampa 3D... Noi crediamo che la stampa 3D abbia un grandissimo ruolo in questo paese, perché rappresenta il modo di saper fare nuovo, mettendo le competenze digitali e facendo sì che i prossimi artigiani siano artigiani digitali e possano portare poi le innovazioni nel mondo. Inoltre, quando andiamo ad effettuare questi laboratori e queste docenze, ci impegniamo, perché è nostra esigenza, è nostra volontà, ci impegniamo poi ad avere in azienda da noi tantissimi ragazzi, tantissimi tirocinanti, tantissimi apprendisti. La storia ci insegna che negli ultimi 3 anni il 90% di tutti i tirocinanti che abbiamo avuto sono stati poi assunti con contratti a tempo indeterminato e oggi molti di loro sono dei manager in azienda da noi, quindi sono cresciuti molto velocemente. E quindi abbiamo diversi piani formativi, abbiamo creato diversi pacchetti a seconda delle competenze che intendiamo sviluppare all'interno di quei laboratori. Collaboriamo con l'ITS Cuccovillo, tantissime scuole, l'Istituto Tecnico di Istruzione Superiore Augusto Righi. Insomma, abbiamo già fatto tanto, ma non è sufficiente, perché nel giro dei prossimi 3 anni avremo bisogno di più di 150 tecnici qualificati, estremamente qualificati. Quindi abbiamo bisogno dei nuovi tecnici, dei nuovi meccanici, dei nuovi elettrici, dei nuovi elettronici, dei nuovi softwareisti, delle nuove persone che creeranno, insomma, il futuro manifatturiero, tutti ci auguriamo, di questo paese, che possa rappresentare poi un'eccellenza nel mondo. Ecco. Grazie. Grazie e complimenti per il vostro lavoro. È il momento di collegarci con il dottor Roberto Vingiani, Fondazione ITS Cuccovillo, dovrebbe essere con noi. Vediamo se c'è. La regia mi aiuta. Eccolo, ok. Buongiorno. Lei ci sente? Perfetto. Allora, a lei sì, la parola per la sua testimonianza. Grazie. Sì, va bene. Grazie prima di tutto per l'invito a questo evento e per poter portare la nostra testimonianza all'interno di questa... Di questo incontro. Allora, noi siamo l'ITS Cuccovillo, siamo un ITS meccatronico che opera a Bari o comunque in tutta la regione Puglia, e chiaramente quelli che sono gli argomenti anche trattati all'interno dell'evento chiaramente rappresentano quello che è il nostro percorso quasi giornaliero, cioè quello di riuscire a muoversi all'interno delle tecnologie per cercare di formare quelle competenze che poi risultino essere utili per lo sviluppo dei territori, per lo sviluppo delle aziende, e fornendo ai nostri ragazzi quelle competenze che risultano essere fondamentali per raggiungere questi obiettivi, perché chiaramente l'obiettivo è quello di poterli far rimanere sul nostro territorio
per sviluppare le nostre aziende. Quindi qui mi aggancio ovviamente a ciò che c'è stato appena detto appunto da Robose, cioè il discorso di questo stretto legame che noi sviluppiamo insieme alle aziende. È chiaro che è l'elemento fondamentale, è l'elemento vincente degli ITS, sul quale appunto il Ministero, il Ministro, come dico, la dottoressa Palumbo, hanno anche evidenziato, ovviamente rappresentano un elemento che si vuole portare avanti in Italia, proprio perché rappresentano quel gradino che era fino a un po' di tempo mancante, ma finalmente possiamo dire che siamo ben presenti per poter dare queste competenze. Ora, il legame fatto con le aziende è fondamentale. Il percorso, ciò che abbiamo realizzato a Bari con Robose, è un qualcosa di davvero importante, perché rappresenta da un lato la realizzazione di laboratori, da un altro lato la realizzazione di attività all'interno del territorio, scuole, orientamento, open day, attività nel quale insieme stiamo sviluppando tanti percorsi all'interno anche di fiere di settore realizzate in collaborazione, e soprattutto la realizzazione di percorsi dedicati, realizzati con l'azienda, dove l'azienda si impegna in una maniera molto importante per fare in modo che i ragazzi possano acquisire le competenze che servono sul territorio per quel determinato settore. Quindi, può avvicinare un po' il microfono, così la sentiamo meglio? Ah, chiedo scusa, mi sente meglio adesso? Un pochino meglio, grazie. Ok. Quindi chiaramente adesso il nostro impegno quindi è sempre quello di sempre più insieme alle aziende di poter mostrare questo risultato, questa possibilità di formazione sui territori, di collaborazione con le scuole e con le aziende, quindi cercando di collaborare con tutti quelli che sono gli stakeholder del territorio per fare questa crescita all'interno di questa transizione digitale. E quindi questo è il nostro impegno. Grazie ai finanziamenti legati al PNRR stiamo realizzando dei grandissimi laboratori che consentiranno a tutto il territorio di poterne usufruire, quindi non solo ai nostri studenti, ma cercheremo di fare in modo che in particolare anche le scuole, perché per noi è vitale quello che è il legame, il rapporto che deve proseguire sempre più con gli istituti scolastici, proprio per poter fare in modo che i curricula siano in filiera e che si possa veramente portare i nostri ragazzi a un livello di formazione sempre più elevato e con quelle competenze di altissimo livello che oggi il mercato del lavoro chiede, e soprattutto fare in modo che i ragazzi restino sul proprio territorio. Ripeto, noi con orgoglio diciamo che il 94% dei nostri ragazzi diplomati, che è in una percentuale già elevata di placement, restano in Puglia, ed è questo per noi un motivo fondamentale per credere e continuare a lavorare in questa maniera, quindi con queste collaborazioni con le aziende, per poter portare i nostri ragazzi a un successo lavorativo e anche una soddisfazione personale. Grazie. Grazie per la sua testimonianza. A questo punto chiamo da podio il segretario generale di COMSAL, Angelo Raffaele Maggiotti. Grazie a tutti. Quindi due sono i messaggi che stamattina consegniamo a coloro che ci ascoltano e a voi che rappresentate il sindacato ai vari livelli territoriali. Il messaggio dell'Ordinanza Nazionale e anche della Comsal sono due. Uno, anche in queste grandi evoluzioni rimane imprescindibile il ruolo della scuola, rimane imprescindibile il ruolo degli suoi operatori, il ruolo della funzione docente, il ruolo dell'insegnante. Ciò nonostante, secondo messaggio, da questa imprescindibilità non si ricava un'indifferenza rispetto all'evoluzione digitale, si ricava la consapevolezza che dobbiamo seguire questa evoluzione
A, per non subirla, B, per adattare il ruolo sia della scuola, sia del docente, sia del sindacato. E stamattina, ecco, già la relazione illuminante della nostra segretaria generale ha tracciato le linee dell'impegno anche per il futuro nostro. Ha chiamato a raccolta il mondo scientifico, il mondo accademico e soprattutto anche e soprattutto i decisori politici, quelli che dovranno garantire che questa evoluzione tecnologica digitale non venga subita dalla scuola, ma dai suoi operatori, dai docenti, ma la scuola abbia, il docente abbia la possibilità di inserirsi e di essere sempre il protagonista di sempre. E la partecipazione a completo del Ministero della Pubblica Istruzione ci dà da una parte fiducia che il decisore politico è disponibile a seguire questa evoluzione e ci dà anche un motivo di soddisfazione e d'orgoglio che attende non soltanto all'evoluzione, ma anche al sindacato SNALS che l'ha chiamato, diciamo, a confrontarsi, l'ha chiamato ad esporsi. Quindi questi sono i due messaggi fondamentali. Quindi a che cosa non dobbiamo essere indifferenti? Cerchiamo di comprenderci. Già la scuola, i suoi operatori, gli insegnanti hanno accompagnato e si sono inserite nel processo di digitalizzazione, quindi di registro elettronico, le call, eccetera. Però oggi la digitalizzazione vive una fase di grande evoluzione, cioè dalla digitalizzazione noi parliamo di intelligenza artificiale. Quindi da una parte abbiamo il digitale, che significa una grandissima capacità sia di memorizzazione sia di elaborazione, con un'evoluzione spaventosa. Eravamo prima, qualche decennio fa, contenti che su un piccolo flop disk potevamo portare un libro, poi su una pendrive potevamo portare 100 libri, oggi su una scheda grande quanto l'unghia di un dito possiamo avere 1 milione di libri. Quindi grande capacità di memorizzazione e grande capacità di elaborazione, perché i processori di oggi sono migliaia e migliaia di volte più portentosi rispetto. Che cosa significa queste due grandi evoluzioni tecnologiche? Che dall'algoritmo, cioè vale a dire la base di tutti i software per cui si davano degli input, si avevano degli output, quindi dei programmi anche sofisticati, oggi si passa ai modelli. Cioè, in effetti, è uno schema diverso per cui questi modelli rispetto ai software di una volta hanno la capacità di apprendere. E non è l'apprendimento che cura il docente, però hanno la capacità di modificarsi, cioè di, man mano che funzionano, di aumentare le loro capacità di risposta. E quindi voi comprenderete che cosa questo sta significando. Che da dei numeretti che si davano in input per avere dei calcoli, oggi a questi modelli si dà in pasto quasi l'intero scibile indeterminato sapere. Cioè questi modelli sono capaci di analizzare il testo e di analizzare i significati del testo. Vedete, anche i traduttori una volta facevano ridere perché interpretavano la parola, adesso questi interpretano i periodi, i testi interi, e quindi sono capaci di formulare poesie, formulare composizioni, formulare riassunti, eccetera. Che cosa questo però significa per il docente? Significa che cambia gli strumenti che i docenti possono avere a disposizione, cioè cambia il formato della conoscenza
che è strutturato in un modo adesso molto più fruibile attraverso tante applicazioni. Però a fronte di questo cambiamento ci sono dei punti fermi, cioè da una parte questi cambiamenti, questa facilità di accesso, questa overdose quasi di possibilità che hanno i ragazzi di potersi informare, può essere una buona risorsa, ma può avere anche le sue controindicazioni. Da qui il ruolo del docente, l'imprescindibilità della funzione del docente, cioè perché il fine non è la conoscenza anche determinate materie. Noi sappiamo che il sapere scolastico è innanzitutto non è quello che si trova in giro, perché il sapere scolastico deve essere sempre frutto di una duplice trasposizione sia didattica che sociale dal sapere scientifico, sì, e quindi ci sono sempre le indicazioni ministeriali e poi c'è il sapere da insegnare, che solo il docente nella sua libertà metodologica può sapere e può decidere che cosa va insegnato. Ma è qui, ecco, il messaggio che dobbiamo dare ai nostri docenti, a coloro che noi rappresentiamo. Qual è l'imprescindibilità della funzione? Perché la funzione dell'insegnamento non è soltanto istruttiva. Cioè, certo che sul versante istruttivo cambiano molte cose, perché abbiamo la conoscenza strutturata in modo molto più disponibile. Ma l'insegnamento e la funzione docente ha anche il versante più importante, che è quello educativo. È chiaro che un'educazione senza istruzione è vuota, ma un'istruzione senza l'educazione è cieca, quindi... Ma poi passano davanti, passate dietro. Il compito del docente sarà quello di illuminare queste nuove forme, come dire, queste nuove opportunità, questi nuovi strumenti che ci sono. Perché è vero, e qui è la difficoltà di intenderci, ormai l'intelligenza artificiale, questi agenti artificiali, attraverso questi modelli, in effetti trattano un qualche cosa che pensavamo fosse, diciamo, tempo fa, diciamo, non alla portata. Cioè, trattano anche i significati. Ed è il significato è un concetto fondamentale nel campo dell'educazione e dell'istruzione. Però il docente tratta la significatività, cioè il compito del docente è di dare significatività a quei significati, cioè il perché, il per come e per quali fini, e questo solo un docente lo può fare. E lo può fare tanto più che mentre di là abbiamo dei dati digitali, digit, cifra, cioè dati che vengono rappresentati attraverso le cifre, cioè le famose due cifre 0-1 su quale si basa tutto il digitale, su questi due numeri 0-1, ben invece il docente ha a che fare con le classi, con gli alunni che sono analogici, noi siamo tutti analogici, cioè l'uomo è, la persona è analogica per eccellenza, non ce ne sono due persone che siano identiche e precise, ognuna ha la sua individualità, mentre i dati rappresentati sono identici in tutte le parti del mondo, ogni persona è, diciamo, un'unicità, quindi ogni allievo è un'unicità, ogni classe è un'unicità, quindi non c'è un allievo uguale a un altro, non c'è una classe uguale a un altro. Quindi, ecco, questo è il compito del docente, cioè in effetti preservare questa unicità, cioè quindi darci valore attraverso anche l'individualizzazione, quindi a volte lavora per le competenze di base, a volte lavora per i talenti, che anche il libro del ministro è molto diciamo, illuminante in questo senso. Ecco, quindi è da qui la funzione imprescindibile del docente, è da qui l'indicazione per noi sindacato, soprattutto per l'ORNAS, che come vedete diciamo puntualissimo a intercettare, cioè in effetti il convegno dell'ORNAS arriva quasi prima ancora che sia stata elaborata la sintesi delle strategie digitali, cioè quindi arrivano in contemporanea. Quindi
Il messaggio allora è: il sindacato, l'ORNALS, e con l'apporto, con l'aiuto anche della Comesal, seguiranno questa evoluzione affinché non venga subita, ma veda la scuola, i suoi, diciamo, i docenti e noi che la rappresentiamo protagonisti di questa evoluzione. Grazie. Grazie segretario. Grazie al segretario Margiotta. Allora, abbiamo fatto un viaggio, voglio ringraziare tutti i relatori e per i loro interventi e per le loro testimonianze che ci hanno accompagnato in questo viaggio attraverso l'innovazione tecnologica. Io adesso lascio la parola per le conclusioni finali al segretario generale di SNALS Comsal Elvira Serafini. Mi scuso per la, diciamo, invadenza sugli interventi, ma alla fine l'abbiamo portata a casa e siamo nei tempi, quindi grazie a tutti e perdonate. Grazie, grazie. Grazie Elvira. Grazie. Ma figurati, fiore. Grazie. Grazie, grazie, troppo gentili, ho imparato molte cose con voi questa mattina, quindi sono stata molto contenta di stare con voi. Grazie. Grazie, grazie davvero. Grazie, grazie davvero. Grazie a tutti. Ecco qui. Siamo alle conclusioni. Siamo perfetti anche come orario, avevamo stabilito le 13:30 e lo SNALS è puntuale anche in questo, non solo nelle tematiche. Detto questo, è doveroso un po' fare, sarò velocissima perché devo stare anch'io nei tempi, mi ha detto 5 minuti. Allora, 5 minuti sono sicuramente per dire che è stata una mattinata intensa, molto costruttiva, e abbiamo avuto tanti spunti, grazie ai relatori, sono stati veramente preziosi per noi. Tutti, anche coloro che si sono collegati da remoto, è stato anche, vi devo dire, in segreto, quando mi è venuto in mente di fare questo convegno, pensa, ripensa, qual è il tema, che cosa dire, che cosa fare, qual è il momento, non volevo assolutamente proporre niente che potesse essere dirompente, divisorio, e allora che cosa mi è venuto in mente? Di ragionare su qualcosa che è propositivo, che è il nostro futuro, che non è divisivo, e questa è stata la scelta condivisa con gli amici della segreteria, della direzione e così con i segretari provinciali, regionali. Abbiamo lavorato anche insieme per poter vedere se questa era la strada giusta. Oggi posso dire che è stata una strada giusta. È stata una strada giusta, propositiva, mi hanno dato tanti spunti questi nostri relatori che farò tesoro. Certamente cambieremo un po' il nostro asse di interesse, saremo pronti ad affrontare tutte le novità e che dire? Ringrazio gli ospiti, ringrazio i consiglieri nazionali, gli amici dello SNALS e della CONFSAL che ci hanno onorato della loro presenza, e devo ringraziare in modo particolare il dirigente dell'alberghiero che ha concesso insieme ai docenti la presenza di questi splendidi ragazzi. Sono stati bravi, intuitivi, svegli, e grazie dirigente per aver permesso di essere qui con noi, sono stato un valido aiuto. Devo ringraziare lo staff dello SNALS che ha lavorato per la buona riuscita di questo convegno, e grazie anche adesso l'ultima, i membri della direzione che sono collegati, che sono in presenza. Però un ringraziamento ai nostri candidati del CSP. E adesso vi do i compiti a casa a tutti. Votiamo lista SNALS. Il 7 maggio che cosa si vota? SNALS. Grazie. Grazie. Grazie, grazie a Dio, grazie. No.
appartiene a chi crede alle proprie radici, le conserva, le nutre e trasmette frutti e principi. Nella vita ogni scelta è un miraggio, ma non basta ad essere sinceri. Occorre sacrificio e coraggio perché il sogno si avveri. La bellezza dei sogni è partire alla loro conquista. Lavoro, impegno e fatica, e talvolta non basta. Spesso occorre fortuna, ma nei sogni la vera bellezza è sudare insieme agli amici contro l'insidia imprevista. Il futuro appartiene al sapere dei nostri ragazzi, a chi mette a disposizione strumenti e mezzi. Nella vita ci vuole passione, ma non basta ad essere sinceri. Occorre una certa visione perché il sogno si avveri. Il futuro sorride a chi insegna cultura e vita, si spende educando e disegna una strada a matita. Gli anni, quelli migliori, sono quelli quando si cresce e il disegno diventa colori perché tutto riesce.